Allora, grazie intanto per eh, aver accettato questo invito in una giornata di lavoro che eh, è, è stato rivolto per lavorare insieme. Eh, prima di, di darvi eh, il benvenuto ufficiale come organizzatore di, questo, di, questa di questa conferenza, chiedo al sindaco di Corona York, che vedo presente in sala, un piccolo saluto di... Di benvenuto, così che possiamo lavorare eh, tranquilli in quel di Courmayeur con la sua, con la sua benedizione. Eh? <ride> grazie, buongiorno a tutti. Beh, grazie di aver organizzato questo, questa giornata di lavori. Direi molto importante per la montagna. Stanno passando ogni tanto dei messaggi che lo sci è superato, che ci saranno difficoltà. Boh, io credo che per almeno 30-40 anni sarà ancora fondamentale, quindi non possiamo abbandonarlo e far finta che, che non esista. Siamo in un momento di grande rivoluzione tecnologica anche a livello di impianti a fune, quindi i nuovi impianti consumano meno e eh, su questo ci, si deve aprire un dibattito su, su tutto quello che è il mondo de, degli impianti a fune, dello sci, dell'utilizzo degli impianti anche nella stagione estiva e nelle stagioni... Autunnali. Eh, con molto piacere ospitarvi in questo, su questo impianto che è stato un po' avveniristico, lo vedete anche nella foto del, della giornata, come era fatto negli anni '50 e come oggi. Direi che questo qua è, è un po' un esempio, quando si fanno degli impianti, li dobbiamo fare all'avanguardia, visto che hanno delle durate, delle vite molto lunghe, non possiamo fare degli impianti che sono già vecchi in partenza, molto costosi. E quindi è un mondo difficile. Eh, grazie a tutti voi che ve ne che occupate, grazie alla regione Valle che su questo mondo sta investendo tantissimo, grazie ai due assessori eh, presenti che testimoniano la vicinanza al mondo della, della montagna, al mondo dello sci e del turismo in generale. Eh, vicino a me è Ferruccio che da anni è il pioniere in questo, in questo settore e quindi grazie della sua partecipazione, della sua esperienza che ha trasmesso a tanti delle persone che sono qui in sala. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie al sindaco, grazie a Roberto Rota e grazie a tutti per la vostra presenza. Eh, quella di questa mattina è una giornata di lavoro che vorremmo rendere eh, possibilmente snelle ed efficace anche se siamo in tanti a, a prendere parola e a, a provare a, a costruire eh, questo momento di lavoro. Eh, L'obiettivo di questa mattina è molto semplice, cercare di dare eh, spazio in un momento di grandi cambiamenti allo eh, sguardo verso il futuro. In sala eh, ci sono tanti operatori, tanti eh, rappresentanti del settore, persone eh, che, che, che mh, rivolgono le loro attenzioni all'occupazione che il settore crea quindi grazie a tutti per la per la presenza eh, eh, c'è un, eh, un collega del consiglio regionale con il quale ci confrontiamo spesso seppur in situazioni contrapposti che eh, Stefano Gravi che, che ringrazio per l'attenzione comunque che dedica anche questa mattina a questo appuntamento ci siamo comunque ehm, siamo tutti eh, diciamo persone coinvolte nel cercare di capire come eh, dare eh, appunto in un momento di grandi cambiamenti eh, le nostre attenzioni a far sì che questa economia che il settore degli impianti e fune eh, da tempo eh, crea per lo sviluppo delle comunità alpine, eh, perché il confronto lo vogliamo allargare eh, fuori dal nostro territorio possa continuare a, a, a dare le giuste risposte appunto in, in una fase molto delicata. Eh, la mia apertura dei lavori eh, non va oltre, anche perché anche io oggi sono qui per ascoltare. Eh, ringrazio Giulio Grosiac, assessore neoassessore al turismo, che eh, con me porterà eh, un, un contributo a questa giornata a nome del governo regionale. Eh, con lui lavoreremo al prossimo appuntamento questo è un appuntamento che vogliamo far crescere appunto per farlo diventare un momento di incontro eh, tra ehm, territori che eh, si pongono l'obiettivo eh, di continuare a creare sviluppo a dare delle opportunità a dare dei servizi eh, a dare delle risposte in termini sportivi a dare eh, quella significativa uh, attenzione alla crescita che, che possiamo ancora sapere, che dobbiamo ancora saper generare. Ringrazio eh, Alex bruno sindaco di IAS e rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali, che da anche lui da poco nominato a capo della consulta che lavora con noi, con gli enti locali. Abbiamo uno spazio di confronto aperto su tanti temi, dallo sviluppo all'attenzione ai piccoli comprensori. Da poco abbiamo in Valle d'Osta una, una nuova legge a sostegno di queste eh, dell'attenzione ecco, che, che, che va data ai grandi come ai piccoli. E poi a fianco a me, eh, ha ricordato bene Roberto, Ferruccio Fournier, eh, presidente Avif, eh, direi memoria storica ma anche... Eh, un, una memoria sto, storica che sa sempre riguarda, guardare mh, con, con molta attenzione a, al futuro. E io devo dire che molte volte eh, rimango eh, impressionato da come eh, Ferruccio riesce ancora ad aver voglia di guardare avanti. Ecco, è una persona che ha dato molto al mondo degli impianti a fune. Eh, e mh, a mio avviso, l'impronta che ha saputo costruire è un'impronta sulla quale anche noi. Eh, possiamo continuare a progettare e ed è bene mh, essere anche in questo settore mh, capaci di eh, innovare eh, e di non fermarsi e di non fermarsi mai. Perché eh, lo spazio di confronto che questa mattina a, a, abbiamo aperto ci farà capire come eh, la Valle d'Osta lavora, ma anche come lavorano gli altri territori e come sarà importante lavorare tutti insieme per eh, garantire a un settore fondamentale come quello che rappresentiamo. Eh, spazio, attenzioni e la giusta, il giusto rispetto eh, nell'economia nelle, nell e nelle, eh, nel, eh, nella, nella crescita dei nostri territori nei, nei, nei prossimi anni. Grazie, buona mattinata di lavoro a tutti e mi riservo qualche piccola considerazione finale, eh, sempre che saremo ancora sufficientemente eh, resistenti alla fine di queste ore di lavoro. Grazie. Modera, eh, modererà i nostri interventi Sofì Tavernese che, che ringrazio per la disponibilità che ha dato e che per la sua partecipazione si è già fatta nella fase di preparazione del convegno eh, già per, a livello professionale aveva le sue informazioni ma ha avuto modo di eh, avere eh, uno spazio di, di confronto con Giuliano Zoppo che, che installa il nostro concorrente del settore così che, Arriva al convegno già con delle informazioni che le possono essere utili per Condiolo. Grazie per la tua disponibilità e grazie per il lavoro che farai. Grazie. Allora, prima di diciamo parlare del futuro Oggi parliamo della, degli impianti a fune tra eh, innovazione ma anche transizione. Prima di guardare avanti occorre forse voltarsi indietro. Allora eh, Ferruccio Fournier, presidente dell'AVIV, l'Associazione Valdostana degli Impianti a Fune, tratteggia l'evoluzione del settore nella nostra regione. Prego. Va Bene, allora una buona giornata, ci sente? Sì. sì, sì. Allora, una buona giornata a tutti. E secondo quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, da chi mi ha preceduto, fare un po' di storia e guardare quello che è stato fatto nel tempo per programmare il futuro. Credo che questo sia estremamente importante. In Valledosta le prime aziende riferite agli impianti, definiamoli funiviari più pesanti, nasce, nascono qualcosetta alla, alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Poi, a man mano si sviluppano. Si sviluppano nel settore funivario, soprattutto a servizio di gente che va a spasso. Non si parla ancora di scelte. Le varie aziende vengono, vengono create nel tempo. Vi do solamente due, due dati: Cervino viene fondata nel 34, Montebianco nel 39, a seguire Pila 45, Piccolo San Bernardo 48, 1949 Sagit, Funivie Monte Rose, Isa 67, 73, Champolluc 58, Funivie Valveni nel 1969. Gli impianti a man mano si sviluppano e per farla molto in tempo molto così breve L'associazione Lavrife viene fondata nel 76. Nel 76 ci sono una cinquantina di esercenti in Valle d'Osto. Sembra un numero sproporzionato, ma effettivamente c'è perché sull'onda dello spirito imprenditoriale, qualcuno ha parlato prima di spirito imprenditoriale, in molte delle nostre località, approfittando di situazioni meteorologiche abbastanza buone, precipitazione a bassa quota, permanenza di neve al suolo per periodi abbastanza lunghi, si creano delle società, delle società le chiamo in termini propri società, si creano delle, delle iniziative che vedono anche in comuni dove adesso non c'è più niente. Parlo di Duo, parlo di Emares, parlo di La Salle, parlo di San Nicolà, di San Marcele, ce ne sono tante, e a man mano poi scompaiono e rimangono le società più grandi che, un po' alla volta, assorbono le società medie, favorite anche da un intervento legislativo da parte della regione. Ci sono due credo, che siano due, due periodi fondamentali per vedere come lo sviluppo, accompagnato dalla tecnologia che mette a disposizione degli impianti, Sempre più performanti, e sono all'incirca la seconda metà degli anni 60, Secondo anni 60 incominciano a essere le prime seggiovie di posto con portate elevate. Prima avevamo solo sciovie che potevano, a parte le grandi funivie, le sciovie che erano molto condizionate dai fattori geografici del terreno, mentre le le giovie che c'erano, seggiovie monoposto comportate da 300-350 persone. Nascono le seggiovie a Biposto, la prima Biposto nasce ad Ayassa, a la seconda a Courmayeur. Per cui arriviamo a 780 persone ora, 780 persone ora cam cambiano già l'approccio, al, ai territori e sono finalizzato veramente all'uscita. Gli impianti prima erano molto modesti, portavano un po' di persone, ma 780 persone ora cambia già il sistema di fare l'uscita. La seconda parte, la seconda data, è negli anni, a metà degli anni 80, nascono gli, i primi impianti ad agganciamento. In Valle d'Osta la telecabina dal Cresse è di nuovo il primo esempio. Arriviamo a 1800 persone ora. Viene cambiato tutto, viene cambiato il mondo dello sci, viene cambiato il modo di gestire le piste di discesa, impianti elevati, vogliono naturalmente delle piste che siano adeguate, territorio della Valle d'Osta non eccessivamente favorevole. Grossi lavori di interventi sulle piste di discesa, necessità di garantire la percorribilità delle piste. E di là, negli anni '90, impianti di nevamente che sorgono. E questa c'è sempre una tecnologia nuova che viene portata avanti. Vi cito: eh, negli anni '60, la normativa regionale metteva, non, non c'era la battitura delle piste, metteva. A carico delle scuole di sì, la gestione delle piste nascono. Io mi ricordo di aver comprato un primo battipista, il più vecchio si ricorda dei, dei Prinop e due, due motori 500, Abat, 595 affiancati che facevano quello che poteva. E, man e man mano, la tecnologia segue la richiesta che c'è. Voglia di sciare, tutta la tecnologia si adegua e tutto il sistema economico della Valle d'Osta ne prende un impulso estremamente importante. Nel miei, così, nelle mie così, qualche pubblicazioni sulla Valle d'Osta ho tirato fuori due, la monografia economica della Valle d'Osta degli anni '70 non parla di impianti a fune. La monografia dedicata all'attività economica, non parla di impianti a fune, erano praticamente pressoché inesistenti, con un impatto sull'economia praticamente scarsa. Le presente, dice questo, distribuzioni di presenza turistica parla attività estiva, attività invernale, dicendo l'altra attività invernale molto più modesta della precedente. Che si prolunga in dicembre ottobre. Il periodo primaverile estivo comprende il 70% del numero totale di turismo e quasi l'80% delle presenze complessive. Qui si vede che praticamente il turismo invernale non c'era ed è proprio la tecnologia. E la voglia di sciare che cambia il sistema economico della, della Valle d'Osta. Nel 1973 movimenti negli esercizi alberghieri: 235.000 presenze al mese di luglio, 347.000 ad agosto, 80.000 nel mese di dicembre. Ecco, quando si leggono questi dati ci si rende conto che cosa è cambiato in Valle d'Osta? Sembra, sì, parliamo di 50 anni fa, 50 anni fa sono malapena due generazioni. Tu si parla di impianti. In un altro... Per un ti parla... voglio bene, ma da adesso in avanti hai due o tre minuti per chiudere. Eh, eh, vi faccio un po', eh. poi vi faccio smetto. Eh. Dice, del, del turismo. Ten... Ecco, Scusate, facciamo vedere. Dice: Le numerose stazioni climatiche in media alta montagna offrono un soggiorno ideale per la villeggiatura, ma va peraltro tenuto presente la durata stagione turistica estiva assai breve, breve, e solo in poche località è possibile realizzare l'integrazione con l'attività sciistica invernale. Siamo passati da un'attività invernale che integrava un po' l'attività eh, estiva a, non dico uno stravolgimento, ma avere una, un ruolo del turismo invernale estremamente importante. Torno ancora, far, andando un po' indietro, voi sapete che e per così per ricordare, il primo assessore al turismo, Albert De fei è stato collocato a fianco del Palazzo Regionale un busto ricordando De Fei. Questa è l'associazione Valdostano Impianti a Fune, e Albert De Fei, primo assessore al turismo, per inciso nella prima giunta regionale, non, assiste, non esisteva l'assessore al turismo, è stato istituito dopo e l'attività riferita all'uscita era integrazione addirittura all'attività agricola. Questo è per dire come tutto il mondo, in poco tempo, almeno per me poco tempo, peraltro parecchio tempo, è completamente cambiato. Questa è perché la tecnologia ha continuato ad andare avanti nel progresso, l'attività turistica invernale ha proseguito e adesso siamo a un punto che è... Vede, facevo un confronto salendo, pochi si ricordano, ma lo sviluppo invernale a Courmayeur è cominciato con le slittovie, c'era una slittovia che da Dolonda saliva allo Cecui e allo Cecui c'era una slittovia. Nel 1949, vi ricordo anche, anche per fare un piccolo riferimento alle situazioni meteorologiche, la prima nevicata il 19 di marzo, non era nevicato prima. Chiudo no, con questo, è anche un ricordo, fa parte della storia, è la storia è importante per sapere dove andiamo. Credo che siamo di nuovo a un momento di svolta, anche perché abbiamo delle di difficoltà che sono date da filosofie o da visioni che poco hanno a che vedere con l'attività turistica invernale legata al mondo degli impianti a fune, che ricordo se ce ne fosse mai bisogno, è il modo di poter far sopravvivere le nostre località. Senza impianti a fune nel periodo invernale l'attività invernale tiene in piedi l'economia, l'economia tiene in piedi la presenza umana e senza presenza umana la montagna si, si spoglierebbe. Per cui avanti con la tecnologia, avanti con questa forma molto attiva, molto presente di coordinamento tra l'imprenditoria che anche se è sopportata da enti pubblici rimane comunque sotto una spinta privatistica, la visione è privatistica anche se il capitale è pubblico in buona parte e di modo che per le generazioni future ci sia ancora lo spazio che le generazioni ultime due hanno avuto dall'impianto. Grazie. Grazie a Ferruccio Fournier. Allora, come accennava, il legame tra le comunità locali e le stazioni scistiche servite da impianti a fune è molto stretto per varie ragioni. Vediamo quali con Alex Bruno. Buongiorno a tutti. In qualità di rappresentante degli enti locali, ringrazio innanzitutto per l'invito di intervenire al confronto del programma oggi e porto a tutti i presenti il saluto degli enti locali valdostani. La stagione turistica invernale appena conclusa ha fatto registrare presenze importanti su tutto il territorio regionale, così come evidenziato da tutti gli attori e operatori del settore. È un dato di fatto che nella nostra regione la stagione invernale sia trainata del settore degli impianti a fune e che l'andamento delle presenze sia legato alle stazioni sciistiche al loro indotto. Ovviamente senza dimenticare le altre attività outdoor come sci nordico, ciaspolate, passeggiate che rivestono un importante ruolo nel panorama del turismo invernale. I nostri territori sono sempre più legati allo sviluppo delle stazioni sciistiche, sia nel caso delle grandi stagioni, delle stazioni con grandi maggiori impatti e ricaduti in termini di presenza ed indotto, non solo nel periodo invernale, sia laddove sono presenti piccole stazioni, che oltre a rappresentare un importante valore sociale hanno peculiarità e caratteristiche utili, uniche che consentono di rafforzare l'offerta turistica regionale nel suo complesso. Sono tutti e 74 i comuni valdostani, non solo quelli con impianti o fune, a beneficiare delle ricadute dell'attività delle stazioni scistiche, sia grandi sia piccole. Nel corso degli anni hanno saputo generare un importante indotto in tutta la regione. A tal proposito, un importante riconoscimento al valore delle piccole stazioni scistiche, la cui gestione negli anni è sempre stata sostenuta e supportata con varie modalità dai comuni su cui insistono, è giunto con la legge regionale del 23 giugno del 2022, la numero 15, che ne riconosce nero su bianco l'importanza. Il comma 2 del primo articolo della legge racchiude infatti l'essenza delle caratteristiche delle piccole stazioni. In ragione della situazione di svantaggio strutturale dei fenomeni di spopolamento delle aree montane, la presente legge sostiene la continuità di servizio, anche nei periodi di stagione invernale caratterizzati da bassa affluenza di utenti delle piccole stazioni sciistiche, in quanto è essenziale per il mantenimento delle connesse attività economiche operanti sul territorio per il rilancio demografico e socio-economico, in un'ottica di rafforzamento delle coesioni economiche e sociali del territorio della Regione. Gli enti locali hanno fornito un importante e fattivo contributo all'approvazione della disciplina della legge regionale e attualmente nella fase di sviluppo e applicazione della normativa con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali al tavolo di lavoro costituito per la condivisione dei criteri, delle modalità inerenti agli accordi di collaborazione tra i comuni e le società di gestione, sempre in un'ottica propositiva e costruttiva. Tutti noi amministratori e cittadini stiamo subendo gli effetti di questa fase di incertezza e di criticità economica e sociale e il mondo degli impianti a fune non è certamente indenni. Basti pensare ad esempio all'aumento dei costi dell'energia. Alla luce delle crescenti incertezze, anche in questo settore dovrà pertanto essere posta la massima attenzione nella programmazione delle strategie di sviluppo e nella condivisione delle scelte, sia nell'immediato sia nel medio-lungo periodo determinando il futuro dell'impianto a fune, ma più in generale del turismo e della montagna nella nostra regione. Il tema montagna è nuovamente, dopo diversi anni, al centro del dibattito a livello nazionale. Da una parte siamo in attesa dell'approvazione della legge sulla montagna, dall'altra sono in fase di pubblicazione i decreti che disciplinano un fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per il 2023, tenuto conto dell'interesse che sia... Se si sta sviluppando attorno al mondo montano, noi tutti, regioni, enti locali in primis, dobbiamo essere pronti ad affrontare le sfide e accogliere le opportunità che potranno presentarsi nel prossimo futuro, facendo fronte comune nel sostenere nelle sedi di riferimento l'istanza del nostro territorio. Da sempre i comuni sono protagonisti della gestione delle stazioni sciistiche, e in tal senso, colgo l'occasione per rinnovare e sottolineare la più ampia disponibilità degli enti locali. Valdostani allo sviluppo di sinergie tra tutti gli attori coinvolti. Siamo infatti convinti che sia necessaria una sempre maggiore collaborazione e condivisione per garantire al sistema degli impianti a fune e a tutto il suo indotto le migliori possibilità di sviluppo. Grazie a tutti. Grazie. Adesso invece con l'assessore al turismo, Giulio Grojac. Sì. Vediamo quale relazione intercorre tra la qualità dell'offerta ricettiva e eh, l'innovazione degli impianti a fune. Prego. Buongiorno a tutti, anche da parte mia è un piacere rivolgersi ad una platea così qualificata. Voglio ringraziare il vicepresidente Bersi per aver dato la possibilità anche al mio assessorato di poter portare un contributo eh, su un tema che sul tema che mi è stato affidato che è un tema importante che mette in relazione la qualità dell'offerta ricettiva eh, insieme all'innovazione degli impianti. Eh, Un'economia un turistica data dal, da, due, da questi due soggetti, quindi da questi due settori, l'offerta ricettiva e l'innovazione degli impianti, che sono il vero motore trainante della nostra economia. Eh, per cui gli investimenti nelle infrastrutture devono essere pensati ed approvati in stretta relazione e sinergia, con eh, la stessa, la stessa, diciamo, eh, la stessa attività che deve essere fatta per quel che riguarda gli investimenti nel settore nel settore della ricettività. Un turista non è considerato tale se non pernotta almeno una notte sul territorio, e le società che gestiscono gli impianti di risalita conoscono quindi molto bene il valore aggiunto. Che è eh, portato da, questa, da questo tipo di clientela. Così come gli imprenditori del comparto turistico ricettivo sono perfettamente consapevoli che il successo delle loro attività dipende nella stagione invernale dalla presenza di infrastrutture sciistiche quanto più moderne e performanti possibili. Questo poiché, a differenza di alcune zone della nostra regione che si caratterizzano per. Eh, per avere sul proprio territorio beni culturali, castelli, siti archeologici, bisogna tener conto del fatto che eh, nelle terre alte, quelle che noi tecnicamente definiamo le terre alte, quindi le, le testate di valle, eh, eh, sono eh, in qualche modo, eh, dal punto di vista imprenditoriale, in una situazione, in una condizione di marginalità. Quindi eh, l'imprenditore che decide e accetta di rimanere sul proprio territorio ed investire eh, nelle risorse, le proprie risorse dell'attività eh, di accoglienza turistica, ma anche in tutte quelle attività eh, legate ai servizi, ai servizi della montagna, ai servizi del turismo e del commercio, eh, deve, deve rendersi conto che eh, la stagione invernale è quella che Fa, diciamo eh, da padrone rispetto al resto della al resto del dell'anno per cui nessun nessun imprenditore potrebbe ragionevolmente pensare di tenere in piedi la propria azienda e di, e di diciamo di pre, pre, preparare dei business plan solo ed esclusivamente in funzione dell'attività estiva anche se bisogna dire che gli impianti di risalita negli ultimi anni hanno contribuito comunque al, eh, allo sviluppo delle stagioni estive, in quanto in molte zone sono cominciate ad essere eh, tenute aperte delle seggiovie e degli impianti, soprattutto per coloro che amano il trekking in alta quota. E quindi, e quindi diciamo questo ha dato comunque un ottimo sostegno in alcune località per quel che riguarda il, lo, lo sviluppo del, dell'attività estiva. La presenza di un sistema di impianti di risalita sicuri, efficienti e anche confortevoli aumenta certamente la visibilità ed accresce la percezione positiva che il consumatore ha della località, rafforzandone l'immagine sul mercato. Gli impianti di risalita rappresentano un forte motivo di richiamo verso la destinazione anche per quei turisti, e sono ancora molti, che una volta sul posto non li utilizzeranno perché non sciatori, ma sono comunque attratti dalle nostre località turistiche dotate di un comprensorio sciistico, dove potranno trovare un livello di ricettività alberghiera ed extra alberghiera di qualità sempre più alta e dotata di servizi sempre più richiesti ed apprezzati come i centri benessere, ma non soltanto. Una ricettività, come dicevo. Di qualità che è associata nella nostra regione anche a, alla filiera dei prodotti enogastronomici, ai prodotti dell'allevamento viti vitivinicoli, cioè tutta una serie di prodotti che eh, contribuiscono a formare il, diciamo, il pacchetto Valle d'Aosta, che si inserisce perfettamente all'interno del miglioramento della qualità della, della nostra offerta, offerta turistico-ricettiva. E, eh, negli ultimi anni il livello, il livello della nostra qualità, proprio anche in funzione degli investimenti che sono stati fatti sul, nel settore degli impianti di risalita è cresciuto notevolmente. Perché dobbiamo, dobbiamo fare un paragone rispetto soltanto ad alcuni anni fa dove sul nostro territorio esisteva solo un hotel a 5 stelle, eh, l'hotel Biglia di Saint-Vincent, che peraltro era eh, legato esclusivamente all'ospitalità, diciamo in funzione delle attività della casa da gioco. Mentre ad oggi i 5 stelle presenti su no sul nostro territorio sono 12 e sicuramente nei, nelle prossime stagioni ci saranno ulteriori investimenti. Eh, ho, letto, ho letto proprio nel, in questi giorni, ehm, per poter sviluppare il tema che l'assessore Berci mi ha mi ha assegnato per questo momento di confronto un rapporto che è stato stilato da un'importante università italiana che trattava il tema delle caratteristiche della produzione delle imprese turistiche e la loro competitività, nel quale erano evidenziate le similitudini tra il settore ricettivo e il settore del, degli impianti di risalita e le differenze rispetto ad altre filiere produttive della nostra economia, ad esempio quella manifatturiera. Ho trovato, ho trovato dei dati che mh, probabilmente per molti saranno scontati, ma sui quali io non avevo mai, mai riflettuto con attenzione, che fotografano con precisione quanto sia difficile fare impresa nei comparti dei quali tratta il nostro convegno, ricettività alberghiera ed impianti di risalita. Solo per fare alcuni esempi veloci, le strutture, le strutture alberghiere si caratterizzano per la rigidità dei fattori produttivi non trasferibili nel tempo e nello spazio. Ovviamente, un albergo situato a Courmayeur non può essere delocalizzato soltanto perché la, flu, i flussi turistici si spostano da altre parti. Mentre invece, per quel che riguarda l'attività manufatturiera, proprio per stare nell'esempio che voglio citare, eh, le aziende possono delocalizzare le loro attività dove il mercato eh, ha più forte richiesta. Eh, le, le camere degli alberghi non vendute, non vendute nel giorno eh, sono perse, sono, sono, diventano una perdita, mentre le attività manifatturiere non vendute nello stesso giorno costituiscono magazzino e quindi possono essere rimesse sul mercato in tempi successivi. E ovviamente la stessa rigidità ce l'abbiamo sugli impianti, sugli impianti di risalita, dove proprio per garantire la sicurezza delle persone che vengono trasportate c'è la necessità di grandi investimenti eh, in termini appunto di eh, miglioramento delle qualità della sicurezza, ma anche per quel che riguarda la formazione del personale, perché la garanzia che i nostri turisti possano utilizzare gli impianti in assoluta sicurezza diventa prioritario e quindi c'è anche una formazione del personale che eh, viene sempre, eh, diciamo, curata con maggiore attenzione. Ma nonostante queste difficoltà e queste rigidità, nella nostra regione c'è ancora molta voglia di investire da parte degli imprenditori privati per quel che riguarda eh, il miglioramento della qualità del, dell'attività ricettiva e da parte... Dell'amministrazione regionale per quel che riguarda la nuova costruzione e la riqualificazione degli impianti di risalita. I numeri, i numeri di questa stagione che si sta avviando alla conclusione, rimane aperto solo Broi Cervinia, ci fotografano un risultato record in termini, in termini di fatturato per le società degli impianti e eh, di presenze nelle, nelle nostre strutture turistico-ricettive l'anno la stagione che si sta chiudendo è migliore rispetto alla stagione precedente ma è anche migliore in termini di presenze rispetto agli ultimi dieci anni pre pandemia quindi questo certamente è un dato che eh, non può che eh, diciamo sollecitare tutti a continuare ad investire e l'amministrazione regionale attraverso le strutture del, dell'assessore dell Bersci, ovviamente in sinergia con il governo e la maggioranza regionale, ha un piano di investimenti importante, sia dal punto di vista delle nuove costruzioni che appunto da, delle, delle riqualificazioni degli impianti. E per quel che riguarda gli albergatori, questa voglia di investire e di elevare eh, quanto possibile la loro qualità eh, dell'offerta è dimostrata dal fatto che eh, si stanno, si stanno concludendo le attività per una riqualificazione, una riclassificazione degli impianti, del, del, degli impianti scusate, delle strutture alberghiere, delle RTA e per la prima volta degli alberghi diffusi che certamente daranno una mano dal punto di vista della ricettività, anche nelle, nelle zone della nostra regione meno qualificate dal punto di vista turistico. Nella prossima Assemblea d'AVA, che si terrà il, il 3 di maggio, verranno presentate queste, queste iniziative che certamente richiederanno uno sforzo. Che, peraltro, è stato concordato con gli operatori, perché eh, la, la qualità dell'offerta dell turistica continui a migliorare, ovviamente in, questa, in queste nuove regole si utilizzeranno dei parametri diversi rispetto a quelli utilizzati nel passato, eh, si andrà ovviamente a verificare anche qual è il livello tecnologico dell'offerta all'interno delle strutture turistico-ricettive, ma questo per dire che le, le attività turistico-ricettive e gli imprenditori Cercano di stare al passo con eh, gli sforzi fatti dall'amministrazione regionale in tema di eh, investimenti sugli impianti di risalita, perché le due attività, come dicevo in apertura, sono in stretta correlazione tra loro e quindi, e quindi gli investimenti da una parte devono corrispondere ad altri tanti sforzi dal punto di vista finanziario per quel che riguarda eh, gli imprenditori privati. Eh, L'immagine della nostra regione eh, è stata in questi giorni eh, portata all'attenzione anche attraverso un progetto che eh, voglio, voglio molto brevemente diciamo, esporre, che è quello degli sci per tutte le abilità. Questo perché eh, attraverso un progetto in, in sinergia tra gli assessorati... Della, della nostra regione, eh, le professioni della montagna, il coordinamento della disabilità eh, è, stato, diciamo, è stato confezionato e eh, messo sul mercato un progetto che darà la possibilità a persone con, con tutte le disabilità, non solo disabilità motorie, di poter frequentare le nostre località sciistiche eh, attraverso l'assistenza di personale molto qualificato. Quindi anche i professionisti della montagna si sono messi a disposizione, faranno dei corsi di perfezionamento per poter assistere questo tipo di clientela, perché non dobbiamo dimenticare che eh, le, gli studi ci dicono che nel 2030 solo nell'Unione Europea ci saranno circa 120 milioni di persone con... Ehm, che faranno turismo con disabilità, persone che eh, hanno eh, nella quasi totalità dei casi degli accompagnatori, possibilità di spesa eh, in molti casi superiori alla media e quindi vogliamo che la nostra regione si faccia trovare pronta e eh, dia una, un biglietto di accoglienza e di inclusività. Quindi questo progetto per noi riveste un'importanza fondamentale per eh, diciamo per allargare il campo della nostra offerta turistica. Per concludere eh, vorrei molto sinteticamente fare un cenno sull'opportunità della creazione a proposito della sinergia tra tutte le attività del settore turistico e impiantistico ma più in generale di tutta l'economia della nostra regione sulla creazione del marchio ombrello Valle d'Aosta di cui si parla da parecchio tempo e che è tornato all'attenzione del dell'ultima seduta del consiglio regionale grazie ad un'iniziativa del del collega Gravi che ringrazio e che è qui presente eh, come ha detto l'assessore l'assessore Bersci lui è una de, delle persone che in Consiglio regionale presta un, la maggior tra le maggiori attenzioni sul nostro settore proprio perché arriva da una realtà come quella di Courmayeur nel quale il turismo e gli impianti di risalita rivestono eh, una parte fondamentale nell'economia del, del paese. Questo percorso è iniziato nelle scorse settimane con la domanda di registrazione del marchio Cuore associato al logotipo Valle d'Aosta, Valle d'Ost. Il percorso ovviamente sarà eh, piuttosto lungo e articolato perché la, la registrazione di questi marchi sconta tutta una serie di passaggi che, che richiedono parecchio tempo, ma siamo personalmente convinti come, come governo regionale, come maggioranza, che un marchio di base al quale sarà opportuno affiancare con una o più declinazioni eh, in funzione del marchio di qualità con indicazione di origine ovviamente parametrato alle attività e alle produzioni che si intenderanno promuovere, per poter ottenere, eh, per, per l'ottenimento de, del marchio dovranno essere stabiliti ovviamente standard qualitativi certificabili e soprattutto verificabili nel tempo e crediamo che questo non possa che essere per turisti, clienti e consumatori un elemento di garanzia. Ed è per questa ragione che dovremo tutti insieme lavorare affinché il risultato che ci siamo prefissi possa crescere a livello nazionale ed internazionale l'appel verso la nostra regione in tutte le sue componenti. Grazie per la vostra attenzione. Grazie all'assessore Grosiac. Prima di terminare questa prima parte eh, lascio di nuovo la parola all'assessore Berschi per delle conclusioni finali soprattutto per dire che ci abbiamo messo 31 minuti quindi siamo stati bravissimi complimenti a tutti e grazie per i qualificati interventi il modello degli impianti a fune è un sistema fatto dalle da imprese che sono presenti, grazie a tutti i presidenti, eh, da Finaosta che eh, ha uh, un ruolo fondamentale, grazie al presidente e al direttore che sono qua con noi, eh, dalle imprese che stanno dietro l'indotto e, come dicevo, anche dalla Forza Lavoro, il capitale umano. Eh, ci sono i quattro segretari di categoria, ma ci sono anche... I quattro segretari eh, presenti, Ramira Bizotto, Vilma Gaiar, eh, Gian Gondegna e Claudio Bertinelli. Ma ci sono i rappresentanti di categoria con i quali lavoriamo e, e, e ci muoviamo per fare insieme eh, un progetto di sviluppo. Quest'anno, come sappiamo, le società hanno cominciato a stabilizzare, si è ricomi ricominciato e riniziato anche a dare un po' di continuità alle assunzioni. Questo è fondamentale perché il tema della formazione riguarda tutti i settori, ma dobbiamo anche occuparci della, della crescita della, della comunità e anche di dare un futuro alle persone che credono in questo lavoro e che, e che investono le loro risorse. Ci sono dei dati nuovi per parlare di eh, cambiamenti sociali. Le società cominciano a incontrare difficoltà a trovare... Eh, dipendenti che sappiano che sciare no? E, e e questo è un tema eh, in un territorio di montagna è un tema che ci dobbiamo porre noi abbiamo lanciato anche una iniziativa importante sulla sui giovani sciatori lo spassa 50 euro e comunque fa parte di un sistema che deve ritornare a a vedere le persone abitare la montagna, vivere a montagna. Sono sono tutte piccole cose che dovremmo mettere insieme alla fine di queste giornate di lavoro per costruire la prossima ringrazio ehm Giulio e, e Alex, e assessore turismo, il sindaco eh, in rappresentanza del CPL e, e Lavi perché questa prima giornata dovrà diventare una giornata molto più importante del futuro. E qui vengo ai primi ringraziamenti, il primo a Federica Bieler, eh, presente in Skyway, grazie per l'ospitalità, ma grazie soprattutto per la disponibilità eh, a dare in 30-40 giorni un supporto a un assessore che a un certo punto ha deciso di eh, dare la vita a questo convegno. E quando si parte con eh, un simile ritardo, è ovvio che eh, si cerca di recuperarlo strada facendo. E direi che questa mattina abbiamo risolto gli ultimi problemi. Ma ci si siamo riusciti soprattutto perché eh, tutti hanno creduto nell'importanza di, di questo primo evento. Quindi, grazie Federica per la disponibilità, per l'accoglienza e per direi ancora una volta la magnifica, uh, la magnifica uh, vista che si può godere da quassù. Grazie alla tecnologia che ci ha portato fino qua, eh, Ferruccio. E, e anche grazie, a, ho visto il presidente La Chambre in sala, ma poi mh, avremo poi modo alla fine di ri, ri, ringraziare un po' tutti quanti. Perché, ripeto, oggi facciamo parte di un modello, Valdostano, che si confronterà con altri modelli nella Tavola rotonda un modello che eh, vuole puntare a, a uno sviluppo sapendo bene che si dovrà adattare nel suo sviluppo a tutto quello che sta succedendo intorno a lui e, ed è questa l'ottica con la quale affronteremo i prossimi mesi, eh, con il coraggio che, che ci deve essere dato dalla storia. Stamattina Ferruccio titava tanti dati, io salendo l'altro giorno al Mezzalama ho avuto l'opportunità di avere questa piccola edizione. Fatta un piccolo libricino che ricorda punta yolanda no? una delle eh, la figlia dell'imprenditore che si occupò di sviluppare questo progetto ha pensato di mettere insieme qualche pensiero eh, in, in, in eh, chiamando la storia di un'avventura e la storia di un'avventura che continua e che ovviamente noi vorremmo far continuare a lungo e qui concludo dicendo che uno dei progetti del futuro non sarà eh, uno tra i progetti del futuro, oltre ai grandi investimenti, al supporto alle piccole stazioni, alla formazione, tutto quello che abbiamo da fare, sarà anche quello di costruire un libro Valle d'Aosta per raccontare un po' quello che Cedo Staff tra qualche minuto ci racconterà che ha portato in questa sala eh, una storia di sviluppo eh, economico come questa si porta dietro la crescita di una comunità e la, e la crescita sociale complessiva eh, della Valle d'Aosta e quindi merita con tutte le pubblicazioni che abbiamo, una pubblicazione dedicata e credo che eh, insieme alla storia, magari mettendo in disponibilità qualche borsa di studio che lo sta collaborando tra impianti e ordini, eh, potremo dare a qualche giovane l'opportunità di eh, apprendere, ma anche di, di eh, costruire qualcosa di interessante per tutti noi. Grazie ancora per questa prima parte e lasciamo lo spazio ai futuri. Allora, entriamo nel merito delle questioni più tecniche con gli altri relatori che invito a avvicinarsi.

Allora, entriamo nelle questioni più tecniche mentre i relatori si accomodano. Non so se poi volete alzarvi perché avete delle slide, quindi vedete voi come viene più comodo, magari siete di spalle al monitor. Uh, dunque, come diceva l'assessore Berschi, mi raccomando i tempi. Oggi è una mattinata molto intensa e quindi. Vi chiederei cortesemente di aspettare, aspettare i tempi assegnati, anche perché sarebbe spiacevole dovervi spegnere il microfono. Sto scherzando, ovviamente, <ride> e, ma non troppo. Allora, cominciamo analizzando come gli impianti a fune hanno influenzato l'aspetto eh, dei territori intervenendo sull'architettura. L'architettura e sul contesto socio-economico lo eh, facciamo con Simone Cola, presidente dell'Associazione degli Architetti dell'Arco Alpino. Grazie. grazie a tutti, grazie dell'invito. Buongiorno. Allora io sono mh, in realtà non parlerò di di funivie farò un ragionamento un pochino più, più ampio sull'architettura eh, cos'ho dieci minuti quanto? Sì una decina di minuti cioè, esatto. no, giusto per eh, così, allora, ehm, così mh, io fa... sono il presidente di questa associazione architetti dell'arco alpino che, ehm, che eh, riunisce gli ordini degli architetti delle province alpine nata dagli ordini prettamente alpini Aosta, Bolzano, Trento, Sondrio e Belluno, poi estesa ad altri ambiti dell'arco alpino. Siamo dieci ordini, facciamo delle iniziative di carattere culturale e mi interessava parlare del, eh, dell'approccio che noi abbiamo rispetto ai, ai territori e alla loro trasformazione. Questa immagine che metto come apertura è un'immagine che Alejandro Ravena mise come simbolo della Biennale di Venezia del 2016 per così un po simboleggiare il fatto di sporgersi oltre, di guardare. Verso un orizzonte un po' diverso e cercare un po' di capire eh, come fare le cose, anche magari andando un po' oltre l'orizzonte che abbiamo di solito. Questo è quello che cerchiamo di fare noi come architetti di Arco Alpino. Noi facciamo le, delle iniziative di tipo culturale, ovviamente, questo è il contesto nel quale ci riferiamo: il contesto alpino che è molto rilevante, eh, anche se non sembra una percezione di paesi alpini come la Svizzera o l'Austria, in realtà la gran parte delle Alpi, la maggior parte delle Alpi sono in Italia, è un territorio molto, molto vasto che cerchiamo di indagare. Cerchiamo di indagare in modo magari non banale, cercando di volgere il nostro sguardo anche in altro, in altro modo, come se come si vede su questa su immagine. Quando, quando cercando di avere magari uno sguardo non scontato sulle cose. Eh, facciamo delle iniziative, ve ne cito un paio, non tanto per fare propaganda alla nostra associazione, quanto poi per spiegare le cose che sono nate da queste, da queste attività. Abbiamo fatto una rassegna... Sulle architetture dell'arco alpino per capire un po' eh, come si potesse fare qualità dell'architettura. In realtà, cioè, tutto il tema eh, che noi eh, svolgiamo è quello di pensare di avere una qualità architettonica diffusa sui territori e la qualità architettonica diffusa sui territori. Che vediamo, queste sono delle opere che proietto velocemente, giusto per far capire un po' eh, quelli che possono essere dei, dei riferimenti di tipo culturale. Eh, si possono approcciare in, in tanti ambiti, dagli ambiti infrastrutturali a quelli più specificamente residenziali o di trasformazione del territorio in vari, in vari ambiti. Il, però tutto questo pone delle riflessioni in, di carattere generale su come si possa fare qualità e come si possa eh, in qualche modo eh, restare a vivere nei territori alpini. È uno dei temi che in qualche modo è stato evocato anche prima, anche in relazione al fatto di come velocemente i tempi cambiano. Il sindaco... Di Curmajor prima ha detto: Beh, sappiamo che avremo eh, lo sci alpino come lo conosciamo per i prossimi 30-40 anni. Eh, prima si era detto in fondo fino agli anni '50-60: lo sci alpino come lo conosciamo era marginale. Quindi, in un qualche modo, noi cerchiamo un po' con la nostra riflessione di capire un po' come possono essere fatti degli interventi consapevoli all'interno dei territori. E quindi, il modo più semplice è stato quello di in qualche modo: eh, avere una ricognizione sulle architetture più significative e cercare un po' di capire come si possa creare una qualità eh, architettonica diffusa. Questa qualità architettonica, ovviamente, non riguarda solo gli, gli edifici singoli, ma il territorio nel suo complesso e come questi possano, in qualche modo, cambiare in meglio i territori di, di appartenenza. Questo in un'idea di cercare di progettare un futuro consapevole del nostro, dei nostri territori, soprattutto sapendo quanto per noi gente delle, delle Alpi sia forte il legame eh, col territorio, che in qualche modo è, è un territorio che ci coinvolge e che vediamo ogni momento. Al contrario delle genti di pianura, noi siamo sempre circondati dalle nostre Alpi, le vediamo e quindi ne siamo parti in tutti, in tutti i sensi. Dopo aver eh, pensato alle architetture abbiamo provato a indagare dei territori, cioè abbiamo fatto una, una ricognizione fotografica con dei fotografi appunto di dieci valli alpine, dieci valli tra virgolette minori, per capire un po' tutte le condizioni che ci sono oggi sulle valli, perché come si diceva anche prima i territori sono complessi, ci sono le terre alte, c'è tutta quella montagna di mezzo che in un qualche modo ha dei problemi di identità, perché non è il fondovalle dove ci sono le persone nelle città, ma non è neanche la, la montagna più alta dove si praticano le attività turistiche e che quindi eh, ha un, tutta una serie di problematicità con il, dallo sfruttamento poi dei territori, dalla riconversione dei territori e la cosa in qualche modo divertente, interessante di queste cose che poi alla fine non ci si rendeva conto se questa fosse fossero delle immagini della Val d'Aosta, della Valtellina, piuttosto che del Bellunese, perché in qualche modo i territori sono molto più simili di quanto pensiamo e i problemi sono più o meno gli stessi su tutti i territori. Eh, I territori hanno i paesaggi che ci circondano hanno una loro peculiarità e in questo senso questo geografo eh, catalano eh, secondo me dice questa frase molto interessante che è, quando il paesaggio abbandona il proprio immaginario non si è in grado di cambiarlo in quel momento muore quindi in qualche modo il territorio il paesaggio è sempre una cosa in evoluzione che possiamo cambiare una funivia di questo tipo un impianto di questo tipo è l'esempio di come si possa cambiarlo il tema è di, è di come cambiarlo in modo consapevole sia per noi stessi ma per le generazioni future a tal proposito abbiamo fatto un convegno l'estate scorsa a Cervinia che ha centrato cinque temi fondamentali sulla, eh, sullo sviluppo dei territori alpini, su come le persone potessero, eh, potessero avere le possibilità di continuare a permanere, a vivere e ad avere delle attività e quindi cioè, in questo modo abbiamo provato con degli esperti, degli amici, dei, dei docenti universitari a riflettere su questi, su questi temi e, Dall'amministrazione e politica locale, quindi dalla qualità dell'amministrazione alle infrastrutture, ai temi sul clima, sul lavoro e sullo spazio pubblico. Questi temi non vanno visti separatamente, ma sono dei temi che in un qualche modo poi generano tutta una serie di riflessioni che eh, ci fanno capire come provare a sviluppare dei progetti. E, eh, in primo luogo vabbè, ci sarebbe semplicemente un fatto di smetterla di pensare che i progetti siano sempre delle cose straordinarie. L'Italia è il paese che ha fatto della straordinarietà una regola, lo vediamo tut con tutti i provvedimenti fatti negli ultimi anni, ma è sempre così. Io a Sondrio sto vivendo questa tragedia delle Olimpiadi e posso testimoniare di come la mancata programmazione e interazioni con i territori locali renda questo evento... Insomma, per certi versi bizzarro, perché non si è in grado di programmare le attività. Io spero, mi auguro, che la regione Valle d'Aosta, nella quale ho tanti amici e che frequento anche abbastanza spesso, abbia la capacità, proprio anche per le ragioni dette prima, di riuscire a mettere a sistema i progetti che sono in un qualche modo, eh, che sono sul tavolo, gli investimenti che ci sono all'interno di una visione globale de del territorio. Rispetto alle infrastrutture, alcune... Alcune eh, riflessioni eh, che sono state fatte dal gruppo di lavoro. Adesso abbiamo un, dei documenti che pubblicheremo sul nostro sito, eh, in qualche modo eh, facevano vedere questo è anche un tema diciamo, anche abbastanza banale: come lo sviluppo del turismo deve essere fatto a 360 gradi su tutto, su tutto l'anno. Questo sia per eh, in qualche modo sollecitare e eh, supportare l'economia locale, ma anche per in qualche modo rendere sostenibili gli, eh, gli investimenti e eh, vabbè ci sono tutta una serie di temi che poi vabbè lascio io penso che eh, cioè alla fine di queste nostre riflessioni questi possono essere un po' dei, eh, così, dei temi che io mi sentirei di, di suggerire in una riflessione rispetto a uno sviluppo che certamente riguarda i sistemi a fume ma in realtà riguarda il territorio della valle e più in generale tutti i territori alpini quindi in qualche modo la capacità di avere un modello di sviluppo condiviso che che coinvolga diversi soggetti non solo quelli direttamente interessati dall'infrastruttura eh, piuttosto che avere una visione globale dei processi di trasformazione sia rispetto al territorio ma anche rispetto appunto a, a tutte le trasformazioni in atto che ci sono vediamo insomma anche tutto per esempio pensiamo anche a tutto il post pandemia come ha modificato la fruizione dei territori anche rispetto alle attività praticate la sostenibilità sociale, eh, economica e ambientale di ogni intervento beh, rispetto al tema dell'impiantistica, de, 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 de ma più in generale dello sviluppo dei sistemi eh, in montagna, sappiamo per esempio che gli impianti sotto i 2000 metri in Svizzera non li finanziano più dal millennio scorso, in Italia, boh, insomma, e eh, questo pone rispetto alla sostenibilità, c'è cioè tutto un tema rispetto a come... Se come ci sarà la neve, qui chiaramente parliamo di terre molto alte, per cui probabilmente saranno gli ultimi territori delle, delle Alpi italiane a rimanere senza, senza neve. Questa è una grandissima fortuna. Io vedo però che con le Olimpiadi, per esempio, è stato finanziato un impianto sciistico a 1200 metri sul triangolo l'ariano tra L'Ecco e Como, che voglio dire è un'assurdità assoluta. 20 milioni di euro buttati via, perché un impianto del genere sì, potrà essere messo al sistema con eh, le e-bike o le mountain bike d'estate ma d'inverno non c'è nessuna possibilità che nevichi a 1200 metri in mezzo al lago di Como quindi questo è un tema generale che va, va, va visto in maniera molto attenta eh, chiaramente c'è tutto il tema delle comunità locali delle comunità locali che dipendono da, dal sistema impiantistico turistico ma anche in realtà di quelli che fanno altre attività quindi Molto importante il tema della filiera che era stato sollecitato da, da, dal vicepresidente, dalla messa a sistema con tutto il mondo anche del, 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 delle altre produzioni. Io penso di aver finito il mio tempo, però vado, vado, vado a finire velocemente. E, e sì tutto... bella lasciamo concludere è indicativo Vabbè, però, insomma... eh, no, quindi una gestione consapevole delle risorse naturali e quindi in qualche modo garantire il rispetto dei territori attraverso delle strategie che siano lungimiranti sono lungimiranti perché perché appunto eh, mi è piaciuto molto eh, l'intervento eh, di Fournier che appunto facendo questa storia ci ha dimostrato come in realtà le cose cambiano in tempi molto, molto veloci, quindi la, la sfida è quella di essere lungimiranti. Poi ovviamente io rappresento gli architetti, gli ordini degli architetti, eh, faccio l'architetto e quindi credo che la buona architettura sia molto importante. E questa, questa, questa frase torna alla biennale di Venezia del 2016 che è stata gestita da questo, è stata curata da questo architetto cileno molto, molto brava e, 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 e ho evidenziato alcune, alcune frasi cioè, e, e che in qualche modo fanno capire come sia importante avere un'architettura di qualità. Eh, lo dico all'interno di una struttura eh, tecnologica che in qualche modo d'architetto un po' invidio, nel senso che alla fine... Le, eh, le funivie, tutto di, di, tutti questi sistemi tecnologici hanno un po' la fortuna eh, come le infrastrutture, di in qualche modo poter esibire la loro, la loro essenza. E eh, troppo spesso invece nelle Alpi ci troviamo, ci troviamo eh, a, a essere in luoghi che scimmiottano baite piuttosto che cose tradizionali, pur non essendolo più. E, e quindi vabbè, io concludendo questa, concludendo questa cosa, dico. Lo faccio con due citazioni letterarie. Uno, che le cose non diventano vere solo perché vorremmo che lo fossero, quindi cioè, in realtà bisogna fare le cose con consapevolezza, con coscienza e in qualche modo anche con grande razionalità. Però è anche vero che sono i desideri su vasta scala a fare la storia, quindi in qualche modo credo che, come diceva Don De Lillo, in qualche modo bisogna sognare, bisogna avere dei progetti ambiziosi e poi dotarsi degli strumenti per essere capaci di sostanziare ovviamente in questo senso faccio sindacalista credo che gli architetti siano molto importanti all'interno di tutto questo eh, lascio, beh, poi vabbè, questo ci sono dei, se siete interessati alle, alle attività qua ci sono anche dei foto video e, e i documenti che abbiamo prodotto nel corso del tempo eh, grazie a tutti grazie a simone cola e noi adesso parliamo proprio di, eh, di storia eh, con Giuseppe Pollone, presidente del CEDOSTAF, il Centro Documentale per la Storia dei Trasporti a Fune, che eh, ci farà un breve cenno alla storia degli impianti a Fune. Poi magari aspettiamo un libro, allora mi sta l'idea che ha lanciato l'assessore. Sarò fulmineo. <ride> eh... Innanzitutto vorrei ringraziare l'assessore Berci per l'invito e per la sensibilità nei confronti del, dell'aspetto storico dei trasporti a fune, che ad oggi non è ancora un fatto così scontato. Però eh, il presidente Fournier mi ha fornito una, un ottimo aggancio con eh, il suo intervento, in particolare con la frase «conoscere la propria storia significa anche sapere dove stiamo andando». E sicuramente... Qui a Curmayer, ma eh, in valle di storia ce n'è tantissima, così come eh, ce n'è in ogni località dove ci siano degli impianti a fune. E, però eh, constatiamo che eh, complice l'evoluzione tecnologica, il progressivo adeguamento delle prestazioni degli impianti alle rinnovate esigenze della clientela, eh, mh, Fanno sì che le testimonianze tangibili di, 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 di questa storia vadano via via scomparendo, sostituite da quelle nuove, senza che eh, ci sia la possibilità di, eh, di valorizzare un patrimonio che potrebbe essere a tutti gli effetti un patrimonio di archeologia industriale, senza che possa essere in qualche modo preservato e valorizzato. E, e qui vengo al dunque. Su questa considerazione nasce il Centro Documentale per la Storia dei Trasporti A Fune, un'associazione che ha fondamentalmente due eh, obiettivi. Il primo è quello di promuovere la costituzione l'istituzione di un Museo nazionale dei trasporti a Fune. E poi spiego meglio. E il, il secondo punto, che è complementare, reperire e conservare materiale tecnico, documentale di interesse storico. Nel contesto dello sviluppo di questo sistema di trasporto. Eh, L'iniziativa nasce sostanzialmente dalla considerazione, dalla constatazione che in Italia esistono musei dedicati a quasi tutti i sistemi di trasporto, tranne i trasporti a fune, anche se è un sistema di trasporto che, insomma come minimo negli ultimi 150 anni ha uh, e, e pesantemente influenzato il modo di, di spostarsi delle persone e, e delle merci anche. E attualmente, eccezion fatta per qualche eh, sezione funiviaria eh, di eh, musei dedicati ai trasporti, alla tecnologia o alla montagna in senso più lato, più qualche lodevolissima eh, realtà museale locale come quella che abbiamo qua di fianco, eh, meravigliosa, non esiste, mi sentirei dire in tutta Europa, un museo dei trasporti a fune propriamente detto. Che cosa intendo con questo? Una struttura eh, che sia in grado di mettere a disposizione eh, del pubblico mh, reperti storici, materiale fotografico, Documentazione tecnica e non solo perché è importante anche l'aspetto socio-economico eh, e architettonico legato allo sviluppo dei trasporti a fune. Dicevo, tutta questa documentazione è una biblioteca monografica tutti raccolti in un unico luogo oppure, oppure altra possibilità, in eh, realtà diffuse sul territorio, ma facendo parte, tutte, facendo tutti capo a un'unica organizzazione. Eh, in effetti, il concetto di mh, impianto funiviario storico eh, al momento non è codificato da nessuna parte, perché nella stragrande maggioranza dei casi eh, un impianto vecchio tra virgolette eh, viene rimpiazzato da un altro più moderno, più performante o eh, nella migliore delle ipotesi viene pesantemente eh, rimodernato prima che riesca a diventare sufficientemente vecchio per rientrare nelle categorie attualmente eh, previste dalla legislazione vigente in materia. legislazione che è questa in cui non entro nel merito per non dilungarmi troppo, ma che posso dire che al momento attuale eh, presenta delle, ehm, diciamo, eh, dei, delle varietà di possibilità di interpretazione eh, che difficilmente possono adeguarsi a un trasporto a fune. Eh, eh, Proprio per questa mancanza diciamo, di, di, di riferimenti normativi, la nostra iniziativa ha assolutamente bisogno dell'appoggio sia delle pubbliche amministrazioni, ma sia eh, anche degli stessi esercenti affinché abbiano un occhio di riguardo nei confronti dell'aspetto storico degli impianti. Eh, ovviamente mh, non ci illudiamo che l'impianto storico diventi... Assolutamente intoccabile, no? come un palazzo d'epoca, perché sarebbe assurdo Però confidiamo nel fatto che a fronte di una demolizione di un ammodernamento pesante eh, prima di consegnare tutto al Ferrayeur di turno eh, si faccia una valutazione di, 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 in merito all'opportunità di preservare almeno alcuni elementi maggiormente significativi dell'impianto vecchio, un po' come è stato fatto qua. E, e, e questi, questi elementi collocati in spazi adeguati e uniti a documentazione tecnica fotografica ehm, collegata a, a, a questo impianto possono andare a costituire una realtà che sia fruibile non solo dal pubblico eh, occasionale turistico che passa di lì ma anche adatta a un'attività didattico-formativa che possa aiutare e per esempio i giovani studenti delle scuole medie di primo e secondo grado a orientarsi nella scelta del proprio percorso scolastico e qui faccio riferimento a una, un esperimento che abbiamo condotto recentemente con risultati eh, perlomeno sorprendenti. Ehm, non mi dilungo oltre perché il mio tempo è ormai scaduto, eh, se per caso qualcuno avesse bisogno di, a, a piacere di approfondire, io sono disposizione e eh, vi ringrazio ancora per l'attenzione, e per l'ospitalità. Grazie. Grazie a Giuseppe Pollone, i pannelli che vedete intorno se dopo volete dare un occhio, credo che li abbia proprio eh, portati eh, il cedo staff. Adesso eh, parliamo dei eh, cambiamenti climatici, un tema di strettissima attualità. Gli effetti in Valle d'Aosta ad alta quota sono molto evidenti. Allora, lascio la parola a Luca Franzoso, coordinatore del Dipartimento Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Buongiorno a tutti. Allora, avvicino il microfono perché di solito parlo molto piano. Dieci minuti, andiamo veloci. Allora. Ecco, questa diapositiva, eh, questa slide mi serve solo per, per ricordare un fatto. Eh, allora, eh, nella regione eh, ci sono diversi attori che stanno lavorando per mettere a punto delle elaborazioni, delle informazioni, per andare a definire degli scenari climatici a livello locale. Eh, sono anni, mh, sono parecchi anni su cui ci si sta lavorando sopra, almeno una decina. Eh, questi sono due documenti che nel tempo abbiamo elaborato e che eh, sono dei documenti che descrivono a livello locale eh, i cambiamenti che ci aspettiamo sul nostro territorio. Eh, è importante dire questo perché eh, nelle cronache nazionali si vedono un sacco di informazioni, un sacco di dati, però sono riferiti magari a delle situazioni a delle medie nazionali. Invece le peculiarità di un territorio alpino che ha delle dinamiche molto molto particolari eh, richiedono degli approfondimenti a livello locale. Ecco tra gli attori che lavorano ce ne sono molto tanti, ci sono comunque vari dipartimenti della regione: ARPA, Fondazione Montagna Sicura eh, e tanti altri che non cito per, per brevità. Ehm, Ecco, le diapositive che mostrerò successivamente sono poi eh, diapositive messe a punto da ARPA, che eh, ringrazio molto, con la quale lavoriamo strettamente su questi, su questi argomenti. Ecco, eh, darò dei rapidi flash perché il tempo è, è molto molto compresso. Eh, diciamo, eh, un'informazione interessante, mh, abbastanza nota a tutti, è, quello, è ciò che sarà l'andamento delle temperature. Nel tempo. Eh, qua vedete delle barrette e delle sigle un po' particolari RCP26, RCP8.5. Eh, queste RCP sono eh, degli eh, scenari di emissione sì. di gas ad effetto serra. Il 2.6 è uno scenario eh, che tendenzialmente ipotizza che eh, il genere umano prenda delle azioni molto robuste. Nell'andare a ridurre le emissioni di gas serra e che si vadano a rispettare quelli che sono gli impegni presi a Parigi, ovvero sia di contenere le temperature del globo terrestre entro il grado e mezzo due gradi centigradi. Eh, L'altro estremo è l'8.5, che è quello eh, che descrive ciò che succederà se eh, il genere umano non intraprende nessuna azione. Andiamo avanti così e vediamo quello che succede. Eh, sono due scenari estremi. Probabilmente ci, eh, la realtà ci porterà a eh, delle realtà intermedie. E eh, quello che si può vedere è che, comunque, c'è una tendenza eh, all'aumento delle temperature. Più ridotta se si adottano azioni molto importanti per ridurre a livello globale le emissioni di gas inalteranti, diversamente le temperature. Saliranno e saliranno anche tanto, eh, ad arrivare fino ai 4, 5, 6 gradi là laddove eh, si andrebbero anche a generare dei fenomeni anche piuttosto irreversibili, e eh, probabilmente diciamo, il futuro dello sci diventa un problema, forse non così importante. Comunque, questo è lo scenario che ci aspettiamo con queste temperature. Le barrette colorate descrivono l'incertezza. Questo è un altro elemento importante perché allora, più si va avanti nel tempo, più l'incertezza aumenta, non siamo in grado di descrivere in maniera così dettagliata ciò che succede. Più stiamo su scenari vicini, le barrette sono un pochettino più corte, come potete vedere, perché abbiamo una, migliore, una maggiore confidenza nei dati. Il palino bianco è quella che è la media e quindi quello che potrebbe essere un valore, un valore ragionevole. Eh, un altro grafico che può essere interessante eh, è quello che è relativo alle eh, scenari di precipitazioni. Eh, qua rispetto alle temperature il quadro è, è molto, molto più incerto, cioè non ci sono dei modelli che riescono a darci una grande affidabilità su ciò che ci possiamo attendere a livello di precipitazioni. Sicuramente, ehm, eh, diciamo, se andiamo a vedere i valori medi, ci attestiamo su delle oscillazioni che sono, potrei anche dire, relativamente contenute, nel senso che potremmo stare in un range di un più o meno 10%, eh, però un range che cambia molto, cambia molto rispetto alle stagioni, vedete che questi... Mh, queste barrette sono declinate sulle diverse stagioni, inverno, primavera, estate, autunno. Eh, bisogna però considerare che al di là delle oscillazioni, sicuramente collegato con l'andamento delle temperature che abbiamo visto prima, cambia il tipo di precipitazione, quindi stiamo parlando, soprattutto se ragioniamo in quota, di pioggia e non di neve, quindi significa cambiare il contesto eh, della stazione sciistica, se stiamo ragionando su questo. Eh, c'è un discorso di distribuzione delle, eh, delle precipitazioni, quindi ce ne saranno in numero minore e di, eh, e di, grande, come dire, e di grande eventi sezionali, quindi di precipitazioni meno eh, consistenti in termini numerici, ma più consistenti in termini di intensità, che di nuovo tendono a, a dare dei problemi sul territorio. E eh, di nuovo cambia parecchio la distribuzione durante l'anno, quindi ci aspettiamo delle estati di eh, siccità, di scarsità di precipitazioni e eh, delle stagioni intermedie in cui la precipitazione è un pochettino più normale. Quindi questo eh, regime estivo chiaramente va a influire molto su quelle che sono le dinamiche dell'agricoltura, sulle problematiche di irrigazione e, e mh, Disponibilità di acqua anche in termini equidottistici regioniamo anche sugli effetti turistici, quindi punte di eh, presenza importanti in certi periodi dell'anno. Quindi diciamo il sistema viene messo a dura prova sicuramente nel corso dell'estate. Estate che comunque serve anche per eventualmente riempire, eventualmente per riempire i bacini di accumulo per ciò che attiene eh, tutti i vari settori, e in particolare anche quello degli accumuli per l'inevamento artificiale, quindi sono tutte dinamiche che devono essere tenute un pochettino in, in attenzione. Ecco, quello che è chiaro è che comunque eh, diminuirà ehm, la disponibilità di neve naturale. Quindi, ehm, cosa, eh, quali saranno i temi che andremo un po' a, a vedere? Neve naturale, neve tecnica, ciò che ci aspettiamo come giorni di apertura i giorni di produzione di neve tecnica e eh, come potremo gestire meglio le nostre risorse. Ecco, eh, una cosa, abbiamo pensato di impostare il ragionamento di oggi in questa maniera, giusto per non fare sempre gli stessi ragionamenti che andiamo a fare quando andiamo a parlare di questi dati. Abbiamo provato a immaginarci come potranno essere eh, le vacanze di Natale nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Siamo presi un periodo di riferimento, è un ragionamento come un altro, e quindi abbiamo provato a vedere eh, ciò che succede in questi 14 giorni eh, di dicembre eh, durante le vacanze di Natale. Eh, è un ragionamento che, mh, al di là adesso, di come l'ho descritto, ha una sua valenza perché l'apertura di stagione è sempre un momento importante per il settore turistico, è il momento in cui si capisce. Eh, come andrà la stagione? Eh, che afflusso di turisti ci può essere? Normalmente le vacanze di Natale sono anche quelle che numericamente pesano in quelli che sono i bilanci dei, delle stazioni sciistiche. Allora, eh, abbiamo anche immaginato uno scenario di questo tipo: cioè, immaginare mh, un impianto, chiamiamolo così, eh, tipo ad esempio, che abbia una partenza attorno ai 1750 metri, tanto per mettere giù un numero e che abbia una stazione d'arrivo sui 2300 metri questo perché mh, come è già stato accennato prima in Valle d'Aosta abbiamo la fortuna di avere dei comprensori eh, con delle quote medie molto alte è un fattore di competitività in scenari in cui ci si attende a una riduzione di disponibilità dell'innevamento eh, ed è l'altezza diciamo che permette di avere un po' di confidenza nel futuro sicuramente impianti che saranno eh, al di sotto di queste quote ehm, vanno a collocarsi in situazioni eh, che saranno sicuramente complicate da gestire nel, nel proseguo dei decenni che verranno ecco eh, cosa succede in questi nostri 14 giorni diciamo che e qua vedete apparire un altro scenario che prima non avevamo utilizzato per non riempire troppo i grafici che è l'RCP 4.5 che è uno scenario medio che potrebbe essere come dire, ciò che potrebbe ragionevolmente capitarci nel futuro. Eh, vediamo che tutto sommato ehm, il numero di giorni di vacanze natalizie con almeno 30 centimetri che abbiamo considerato essere il minimo sindacale per garantire una sciabilità, diciamo, nelle piste, ragionando nella copiata neve naturale più tecnica, cioè prendendo l'assunto che difficilmente ci si potrà basare solo e unicamente sulla neve naturale. C'è, eh, diciamo, nei prossimi decenni, in effetti eh, su questi scenari intermedi, la possibilità di garantire eh, questo tipo di nevamento. Eh, la eh, riga nera che vedete in mezzo alle colonne colorate è sempre in margine di confidenza, di incertezza, quindi vedete che aumenta nell'andare avanti con gli anni. Quando arriviamo eh, vicini, quindi in scenari attorno al 2080-2100, in effetti incominciano ad esserci, e sugli scenari più severi, incominciano ad esserci delle riduzioni importanti sulla capacità di poter garantire questi tipi di innevamento. Quindi, diciamo, fino al 2050 si può ragionare in certi termini, oltre al 2050, con tutte le incertezze delle quali ho parlato prima, possono presentarsi delle situazioni che eh, dovranno essere valutate, gestite con un pochettino più di attenzione. Sì? Allora, eh, 0714 sono i giorni in cui, diciamo così, le nostre vacanze di Natale. In queste vacanze di Natale, dimmi. Sì? Sì, allora eh, diciamo che questa barra colorata piena sta a dire che lungo tutti i 14 giorni, secondo le nostre stime, c'è la possibilità di garantire questi 30 cm di neve tecnica più naturale, quindi non solo neve naturale, proprio perché gli scenari di aumento di temperatura non ci consentono di... E contare solo sulla neve naturale. Quella barretta nera che vedi al centro della colonna è l'incertezza, quindi può essere: sto nel giallo del 2021-2040, che di quei 14 giorni ce ne giochiamo 2/3. Sì, è una situazione sì. è, è gestibile, io sono un tecnico, dico i numeri, l'entusiasmo lo lascio. Nel eh, 2041-2060 aumentano le temperature, però eh, eh, i dati che abbiamo hanno delle confidenze di un certo tipo, per cui, eh, diciamo come dicevo prima, diventano sempre meno affidabili nel futuro. Quindi anche le incertezze non sono sempre così eh, lineari. Doctor tenere 10 minuti, eh, se mi interrompi. Sì. Ho diritto un minuto aggiuntivo oppure me lo sono giocato. <ride> Siamo a 12, però io vorrei. Eh, devo accelerare, <ride> sì, 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 sì. Allora, <ride> sull'esempio 2, abbiamo immaginato un'altra eh, progressione nel pensiero, cioè il numero di giornate eh, potenziali per la produzione di neve nel periodo novembre-dicembre, cioè, al di là del fatto che in via stratta posso pensare di avere 30 centimetri di neve tecnica, ma ce la faccio a spararla? Mm nel periodo novembre-dicembre perché anche questo è un quesito abbastanza interessante quindi questi diagrammi di nuovo vi fanno eh, vi danno una contezza di questa situazione quindi sulle quote più basse e sulle quote più basse quindi il diagramma in alto ci dà una situazione 1750 metri il diagramma più in basso ci dà una situazione 2300 metri allora eh, cosa succede Effettivamente, anche qua se la vogliamo leggere con una buona notizia, quindi dovrei mettere un sorriso come ci arriva l'assessore, c'è una riduzione di giorni. Ma comunque, restiamo all'interno di una decina di giorni disponibili sulle due sulle due quote rispetto su tutti gli scenari 2030-2050. Ci sono delle riduzioni severe sugli scenari climatici più estremi al 2080, per i quali rimangono veramente poche giornate per poter continuare a sperare. Quindi, di nuovo, qua. Diventa molto importante, ma per tanti altri motivi che a livello globale ci si impegni molto sulla riduzione delle emissioni di gas malteranti, perché poi andando su scenari estremi le situazioni si complicano sempre di più. Un ulteriore ragionamento è quanta acqua andremo a consumare per innevare posto che c'è la possibilità. Allora, anche qua eh, diciamo, gli scenari ci danno delle variazioni di consumi d'acqua 2030-2050 abbastanza limitate, quindi più o meno un 5%, più o meno 5% significa anche dire che i modelli fanno molta fatica, segnale molto debole e si dà molta fatica a dare dei dati significativi, quindi tendenzialmente eh, i consumi d'acqua sulle basse quote non dovrebbero aumentare tantissimo. Eh, negli anni a venire, quantomeno fino al 2050, aumentano di più sulle quote alte. Lo spiego, ma perché attualmente sulle quote alte non, non c'è necessità di sparare, quindi sui 2000 sopra i 2300 metri su queste quote qua, mentre in futuro, proprio per effetto di questo cambiamento delle precipitazioni, ci si troverà a dover sparare anche in quota per garantire, per garantire certe situazioni di nevamento. Per cui eh, diciamo in proporzione si consumerà più acqua in quota. Eh, quindi gli aumenti compresi in partenza arrivo sui consumi d'acqua sul 2080 invece diventano abbastanza consistenti. Ricordo per completezza eh, che comunque i metri cubi utilizzati per il rinegamento artificiale a livello regionale rappresentano comunque uno zero qualcosa per cento dello stock, dello stock idrico che stiamo utilizzando. Quindi diciamo sono di un ordine di grandezza inferiore a eh, quelli che sono i consumi sull'idropotabile molto inferiori ai consumi che sono del mondo agricolo. Quindi questo è il quadro. Ecco, eh, parlare di adattamento, eh, vado velocissimo, ancora un minuto al massimo. Allora, eh, quando si va a parlare di adattamento significa che bisogna mettere in atto delle azioni per andare a compensare questi scenari eh, attesi. Ci sono dei documenti nazionali, c'è la strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico, sta per essere eh, approvata la strategia nazionale sempre di adattamento al cambiamento climatico. Abbiamo già messo a punto a livello regionale una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e cominceremo a lavorare anche per definire un piano regionale di adattamento al cambiamento climatico perché comunque vanno ad essere considerate tutte le varie interazioni di tutti, eh, tutti i vari componenti, di tutti i vari sistemi che vanno a comporre il sistema socio-economico eh, regionale. Chiaramente, ipotesi di adattamento, ce n'è una qua che non ho elencato, ma chiaramente era già sottointesa in ciò che dicevo prima, eh, bisogna un po' puntare su restare in quota. Più si scende di quota, più si troveranno difficolt difficoltà nell'andare a gestire impianti. Ecco eh, sicuramente sui grandi comprensori eh, ragionare in termini di aumento di efficienza dell'inevamento artificiale, eh, cioè andare a ragionare sulla modernizzazione degli impianti di nevamento, cercare di avere degli impianti che richiedano un po' meno di acqua, un po' meno di energia elettrica. Questo perché poi sistema, nel sistema complessivo regionale la sfida negli anni futuri sarà quella di contenere i consumi per garantire la tenuta di tutti i settori dell'amministrazione regionale, che sia poi l'agricolo, che sia l'idropotabile, che sia proprio la capacità di produrre e di distribuire energia elettrica, diventa importante che tutti i settori diventino bravi a consumare di meno, fare le stesse cose però consumando di meno, senza eh, tornare all'età della pietra. Eh, chiaramente anche efficienza nei impianti di innevamento, in questi termini qua, prima abbiamo visto che ci saranno meno giorni per poter sparare neve deve avere anche degli impianti che siano in grado di, in quei pochi giorni, di preparare il terreno, quindi anche efficienza in questi termini qua. Eh, di nuovo, una modernizzazione e rassinizzazione di impianti di risalita significa andare a dire, magari cercare di, eh, nell'andare a rinnovare gli impianti di salita, tante volte troviamo degli delle, mh, dei compressori che hanno tanti impianti di risalita che portano in posti abbastanza vicino, quindi nell'andare a dismettere le vecchie funivie, andare a Costruire nuove, nuove funivie potrebbe diventare importante anche cercare di razionalizzare, di costruire meno impianti, di ridurre un po' i consumi e eh, di avere di nuovo anche qua degli impianti, magari di generazione ultima, l'ultima generazione evolve sempre nel tempo, che siano sempre in grado di eh, ridurre un pochettino i consumi. Chiaramente diventa importante, molto importante, gestire e eh, migliorare la gestione dei compressori, quindi avere una buona gestione della neve. Quindi Produrre la neve strettamente necessaria, cercare di batterla bene, di non avere sprechi tra virgolette, in questi termini qua, e ehm, 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 di avere anche magari una gestione intelligente degli impianti di risalita in termini di velocità che poi ripercuotono su dei consumi, avere una gestione un po' smart impianti, quindi lavorare a certe velocità quando c'è il pienone, lavorare a velocità minore quando ce n'è di meno, tante cose di questo genere qua. Un aspetto che può essere valutato è quello dello snow farming, cioè in certe situazioni penso piste da fondo in bassa quota. La necessità dello snow farming ci sono delle applicazioni che sono sperimentali e che servono per cercare di mantenere il permafrost, quindi cercare di mantenere la stabilità delle piste, quindi un utilizzo non sciistico ma per garantire la tenuta di un certo tipo di dissesto e, eh, e magari anche uno snow farming dedicato a dei grandi eh, eventi. Lavorare su uh, dati statistici le per elaborare. Non vorrei Se... sembrare l'antipatica, ma dati... <ride> il tempo corre. I dati che verranno esaminati e eh, gli stati di seguito sono molto importanti per analizzare bene le dinamiche turistiche. È importante sul eh, cambiamento climatico anche ragionare sui termini di messa in sicurezza dei comprensori in termini di dissesto idrogeologico di eh, valanghe. Stiamo vedendo molte varanghe anomale proprio per le caratteristiche delle precipitazioni e anche di monitorare bene eh, in futuro la delegazione del permafrost sui quali si basano poi tra lice tutti gli impianti di risalita. Fermo qua. Grazie. di gestione della neve, eh, quindi gli argomenti a cui accennava, eh, di fatto eh, c'è la necessità di nuove strategie per garantire una maggiore efficienza e sostenibilità, allora ci illumina Franco Torretta che è presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari, nonché direttore di Monterosa SPA. A lei. Sì, buongiorno a tutti, eh, il dottor Franzoso ci ha introdotto... Al tema del cambiamento climatico, ce l'ha spiegato con anche alcune speranze che ci ha lasciato. e A me tocca eh, appunto eh, raccontare delle strategie che gli impianti di nevamento che in realtà sono ormai eh, indispensabili, eh, mettendo, hanno avuto nel tempo e avranno nel futuro per garantire eh, la sussistenza appunto dello sci eh, nei prossimi anni, anche con degli scenari a medio-lungo termine lì um, ho messo dei dati di una stazione direi grande della Val d'Aosta per far capire cosa vuol dire un impianto di rinnovamento programmato, quindi eh, quali sono le potenze elettriche anche il dottor Franzoso parlava appunto di in futuro di, di, di porre sempre più attenzione anche ai consumi generali elettrici, quali sono le potenze istantanee in termini di portata, e quali sono i numeri di installazione. Quindi si parla di 800 innevatori, quelli che chiamiamo volgarmente cannoni, per garantire innevamento in una stazione della Val d'Aosta, pur di dimensioni significative, ma comunque questa è. Ehm, non mi soffermo su queste slide perché il dottor Franzoso in qualche maniera le ha già eh, raccontate. Ma di fatto, eh, il tema di, in questo caso, 2000 metri in Bassa Val d'Aosta, che sono i eh, vediamo quale che è la permanenza di neve al suolo storica il dottor Franzullo raccontava del futuro comunque già storicamente abbiamo dei problemi perché eh, 30 cm di neve è un numero piccolo eh, per poter garantire la sciabilità di una pista eh, si può lavorare ovviamente sul fondo estivo sul, su, sui terreni, sui prati ma effettivamente lo sci ha bisogno mediamente di eh, qualche centimetro in più e la neve naturale, che è quella rappresentata in questo grafico del centro funzionale valdostano, in realtà vediamo che non ci dà grossi aiuti, e così pure anche le giornate di freddo, cioè questa stiamo parlando di giornate di gelo che vanno in diminuzione, cioè di fatto avremo meno di giornate, abbiamo già meno giornate a disposizione nel passato per produrre neve programmata e ne avremo ancora meno, ce l'ha raccontato poco fa Franzoso. Questa è una serie storica di una, di una stazione su un impianto di innevamento e si intravedono di fatto quelli che sono i pochi giorni a disposizione, che sono queste barrette orizzontali, che ci permettono, date le temperature, date l'umidità, dato il vento, lo vedremo fra poche slide, quali che sono le giornate di innevamento possibili in un comprensorio di metà valle. Giusto due flash ho davanti una platea di addetti ai lavori quindi non mi soffermo su come si fa la neve, ma di fatto la neve è una miscela di acqua e aria la neve programmata intendo dire e dell'ambiente, quindi queste tre A che svettano la su in cima eh, raccontano come appunto si costruisce la neve naturale diversamente da quella la neve programmata diversamente da quella naturale con dei processi poi di termodinamica e di meccanica che fanno sì che l'acqua emessa dalla testa di un cannone possa congelare nel suo tragitto e eh, possa arrivare, grazie anche a, diciamo così, alla, al raffreddamento adiabatico che l'aria compressa in espansione gli concede, di, di, di congelare e diventare poi il, il granello di neve, eh, di neve programmata che conosciamo sulle nostre piste. Ehm, parlavo dei fattori esterni per produrre neve, neve artificiale. E effettivamente la, la terza ala ambiente di cui si vedeva prima ci racconta che ovviamente dobbiamo avere temperature, Franzoso ce le un po' raccontate, però dobbiamo anche avere un'umidità un possibile, perché eh, i cannoni e quindi queste trasformazioni termodinamiche che vi raccontavo ehm, avvengono eh, di fatto tenendo conto di quella che è la temperatura di bulbo umido, cioè di fatto miscelando eh, le, le informazioni di... Temperatura che misuriamo noi col termometro sul balcone con l'umidità dell'aria e eh, effettivamente periodi secchi ci favoriscono, quindi a temperature anche alte, lì facevo un esempio a 0°C che consideriamo alto, in presenza di bassa umidità comunque conferisce al, al cannone una diciamo così, temperatura di, eh, di funzionamento circa di meno 4 4°C, una temperatura che quindi è ammissibile per la produzione della neve programmata. Eh, ho messo in fondo eh, il, il tema del vento, perché effettivamente il vento comunque è una parte di ambiente, ci condiziona, nel senso che oltre a certa velocità non è neanche possibile produrre, e comunque disperde anche al di fuori della pista quella che può essere la quantità di neve prodotta, quindi la quantità di neve utilizzata. Quindi ci sono varie condizioni che, ci mettono, eh, eh, che dobbiamo mettere insieme per produrre la neve. Queste sono quindi diciamo, un racconto diciamo, storico, cioè storico eh, tecnico di come viene, viene prodotta la neve e invece mi piacerà eh, raccontarvi un po' come Ferruccio ha fatto all'inizio della storia degli impianti a fune, un minimo di ragionamento sugli impianti di nevamento che nascevano appunto. In quegli anni, nel 70-80, ma di fatto come integrazione della neve naturale, come diciamo così, eh, interventi spot, e quindi giustamente avevano una bassa portata, avevano, eh, non avevano necessità eh, particolari se non quella appunto di integrazione. Però, poco dopo, eh, nei, nei pochi decenni successivi, invece, si inizia a costruire delle piste sul, sul, con l'impianto di nevamento, non più quindi a integrazione, ma di fatto praticamente in sostituzione. E, e questo ha coinvolto sia i produttori degli impianti di nevamento che gli esercenti, evidentemente, al, a un tema di miglioramento delle macchine di produzione, lo vedremo nella prossima slide, cosa ha significato negli anni. E ovviamente a questo punto, per costruire più piste, abbiamo bisogno di più acqua e quindi di maggior portata, dando l'obiettivo che anche Franzoso ci ha messo di Natale. Quindi <ride> la portata è... Eh, giustamente Franzolo l'ha colto anche lui, giustamente. Eh, oggi, oggi, quindi, disponibilità della risorsa, abbiamo bisogno di più acqua. E, e lì nascono il tema degli accumuli dei bacini, perché laggiù dovevamo avere, abbiamo iniziato a dover avere acqua disponibile da maggior portata istantanea. Oggi di nuovo il fattore tempo è ancora più determinante. I fattori costi stanno diventando sempre più pressanti: il costo dell'energia elettrica l'abbiamo visto tutti, dalle case di civile abitazione alle industrie, che è un grossissimo problema. E quindi le sfide poi si portano a gestire i tempi e i costi e a gestire il, anche l'esatta alt altezza neve sul, sulle piste. Quindi con dei sistemi ancora in sviluppo dal punto di vista proprio eh, pratico e anche gestionale per il monitoraggio dell'altezza piste dell'altezza neve sulle piste. In questa slide vediamo appunto la, la, co, cosa miglioramento macchine e produzione è stato fatto. Eh, quelle sigle a sinistra sono dei, 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 dei nomi di un, can, di un fornitore di cannoni, ma di fatto eh, quelli che chiamiamo lì B3 sono cannoni appunto degli anni 80, 80 90. Ecco, quelle avevano quelle due frecce rosse indicano la differenza di portate che venivano generate all'epoca, 5 metri cubi ora, eh, a quelle che invece i moderni cannoni, per raggiungere il fattore tempo, eh, riescono a produrre, quindi intorno ai 19 eh, metri cubi ora. Quindi stiamo parlando di 4 volte, 3 volte e mezza, 4 volte tanto. Ma non solo, non solo, perché se si guarda la freccia, quella più a destra, quindi quella più piccolina, si vede un'altra indicazione, cioè l'aria che abbiamo visto essere necessaria per la produzione, come è cambiata, nel senso l'aria compressa necessaria per un cannone di vecchia generazione era quel numero, 300 normali metri cubi ora, eh, i, i cannoni moderni ne hanno bisogno di 40, tra i 40 e i 50, quindi un compressore che che alla fine genera quell'aria, un compressore diciamo così, da 450 kilowatt, quindi un oggetto è assolutamente energivoro, che all'epoca poteva tenere accesi 11 cannoni, oggi ne tiene accesi 80. Quindi eh, ci si è spostati diciamo così, eh, ad, ad avere macchine più performanti, bisogna dargli un po' più di pressione nell'acqua, ma alla fine si ottiene un miglioramento sia in termini di efficienza della produzione che anche di efficientamento energetico per la parte di aria compressa. Eh, abbiamo toccato la disponibilità dell'acqua, quindi quanta ce n'è bisogno. Questa è la, st una, la stazione che vi raccontavo di Monterrosa Schi che fa circa 600.000 metri cubi d'acqua e i dati regionali invece parlano di circa 2 milioni e mezzo di metri cubi sulla regione per l'utilizzo per impianti di innevamento. Ovviamente l'acqua che mes viene messa poi sulle piste normalmente fonde e ritorna alle disponibilità idriche, ma questo stoccaggio vale circa 2 milioni e mezzo di metri cubi. È un numero grande, è un numero piccolo. Franzolo ci ha detto che rispetto agli altri utilizzi è un numero di ordine di grandezza più basso, no? quindi c'era nella penultima nell slide, forse se non ricordo male, uno 0,1-0,2 rispetto agli altri utilizzi, quindi un numero piccolo. eh Diventa piccolo anche se lo guardiamo rispetto alla Dora Baltea, che di fatto rappresenta il contributo idrico generale della Val d'Aosta eh, allo sbarramento di Tavagnasco. Lì passano, passa tutta l'acqua che, che, che piove, fonde, che succede in Val d'Aosta. Ecco, eh, dobbiamo confrontare questi numeri, quindi, eh, e quello che si vede è che nel mese di giugno, nel Dora Baltea, passano 240 metri cubi secondo, che sono circa due ore. Eh, per produrre tutta la neve programmata a, nella nostra regione, però ahimè 45 metri cubi se li guardiamo in estate. E, scusate, in inverno quando quell'acqua noi la utilizziamo e, e da lì, ovviamente, la nascita eh, lo, lo stoccaggio. Lo stoccaggio, questa è una foto di un bacino dedicato all'innevamento programmato, ma probabilmente nel futuro dovremo anche traguardare a dei cousi, già ora ce ne fanno. Questo è, è, è un couso, è un couso di, tra idroelettrico e, il, e invece il programmato. Quindi ci sono temi di ottimizzazione anche in questo senso, ma di fatto probabilmente lo stoccaggio è quello che deve essere ancora più, eh, sul su quale vanno fatti ancora maggiori investimenti appunto per gestire quei 240 metri cubi secondo, che il eh, nostro contributo a giugno c'è e non c'è più invece più avanti. Ehm, da ultimo, o meglio da penultimo, scusate, eh, un, un ragionamento. Questa è un po' complicata, ma cerchiamo di semplificarla eh, con queste due informazioni. Sono tre impianti nella stazione dove lavoro io. Il primo e il terzo, Frascia e Gressonei, eh, sono impianti con acqua stoccata, hm? stoccati in quota. Sono quei due laghi che abbiamo visto prima nelle fotografie. Quello intermedio, invece, è un, un um, che si chiama Crest, ha acqua da fondovalle, in questo caso da un pozzo. Ehm, ora ci sono le incidenze che vengono date qui dai costi di energia personale, ci eh, si, si intende quando c'è un couso e quindi bisogna pagarla quell'acqua, l'acqua, e, e anche della battitura, quindi cosa vuol dire sparare e costruire delle piste? Ehm, e se arrivano dei costi, eh, vabbè intanto sulle incidenze ovviamente l'energia è costo e quindi i temi di efficientamento delle del, del macchine per, per usare meno energia. Eh, e si arrivano però in fondo a destra ad avere dei costi da circa 3 euro quando l'acqua è sollevata dal fondovalle alla metà, eh? quando invece l'acqua è già in quota ed è stoccata. Quindi di nuovo, nel, nel, nell'auspicio che anche il relatore precedente a me dava, nell'utilizzo consapevole anche dell'energia, il tema di stoccaggio si pone. Quindi lo stoccaggio serve per l'elevata potenza istantanea e il risparmio energetico per entrambi questi obiettivi. E quindi, questo, di nuovo è un futuro direi prossimo, già in corso, non, è un, non, non iniziamo oggi a costruire laghi, ma evidentemente, questo è il, il ancora da percorrere. Da ultimo, qualcosa che invece sta evolvendo in questi anni, in questi anni recenti, cioè di fatto un monitoraggio della giusta neve. Messa sulle piste. I mezzi battipista possono avere dei GPS, dei sistemi, diciamo così, di localizzazione che permettono di individuare effettivamente centimetro per centimetro l'altezza neve nelle varie piste. e Questo è solo degli sketch di una pista. Sempre del compressore Monterosa. E me parlo di casa mia, ma perdonatemi. Il, in vari momenti dell'anno quindi il 23 dicembre, il famoso Natale che tutti evochiamo, no? quindi prima dell'apertura, quindi quella era la pista in prima apertura la tabella colori che non so se vedete comunque racconta che sui rossi si è messi male, sui verdi va bene sugli azzurri va meglio ehm, quindi vedete che la pista è stata aperta rossa e verde, quindi è stata aperta veramente al limite eh, si è continuato ovviamente l'inevamento dopo, dopo il mese dopo Natale e quindi con gennaio la pista ovviamente è un po' migliorata e lo si vede lì, quindi sia i sistemi di innevamento che le battiture si orientano per portare la pista in una condizione per poter poi arrivare in primavera eh, quest'anno però non ha mai nevicato hm? non ha mai nevicato e quella pista ha iniziato a consumarsi comunque a febbraio eh? quindi vedete comparire di nuovo del rosso il, il contributo di a marzo invece è dato da Neve Naturale, non è stato più praticamente sparato dopo il 23 febbraio, eh, se non giusto tre giorni in questa, su questa pista, ma vedete come di fatto monitorato, questo è, al di là del racconto sulla pista, quello che volevo eh, evidenziare era che appunto queste nuove tecnologie permetteranno anche di... Meglio gestire le altezze neve. C'è bisogno, ovviamente, pista per pista di avere dei dati storici per capire qual è l'obiettivo di inizio stagione per arrivare alla fine stagione. Ma questo è, diciamo così, un pezzo di futuro che eh, pian piano tutti i, i grossi comprensori dovranno senz'altro costruire. Quindi con questo ho finito, vi ringrazio e grazie l'attenzione. Grazie Franco Torretta. Allora, vediamo l'ultimo intervento prima del coffee break con Fabio Ginot, il direttore generale della PILA SPA e delegato dell'Avif, i dati della Valle d'Aosta nella stagione 2022-2023. Buongiorno a tutti. Allora, comincerei da un po' raccordandomi l'intervento del collega e malgrado la complessa situazione climatica e ambientale che tutta la montagna ha vissuto nel corso di questo inverno, è proprio grazie alla tecnologia di nevamento programmato, in primis, quindi gli investimenti fatti dalle nostre società in questi anni, e anche in buona parte all'utilizzo di sistemi innovativi per il controllo dell'altezza neve, sfruttando, peraltro, eh, tra fine novembre e i primi dicembre, condizioni favorevoli di temperatura per prolungati periodi. L'inverno appena passato è stato caratterizzato da un ottimo avvio di stagione, con l'apertura al pubblico della maggior parte dei comprensori sciistici in tempo utile per il Ponte dell'Immacolata e l'apertura dei restanti comprensori per le festività natalizie. Aper festività natalizie che sono state peraltro accompagnate anche da buone precipitazioni nevose, soprattutto sui, sui confini, che hanno contribuito a migliorare l'offerta e l'attrattività dei nostri comprensori e direi anche la voglia di sciare. Nella stagione invernale che si è appena conclusa lo scorso 16 aprile, nella maggior parte dei comprensori, che si concluderà definitivamente il 7 maggio con l'occasione degli impianti di Cervigna, gli impianti in esercizio nelle 19 stazioni scistiche della Valle d'Aosta, suddivise in 5 comprensori maggiori e 14 minori, sono stati 158, 365 piste aperte a pubblico che arrivano a superare le 500, considerando anche i collegamenti internazionali di Zermatt e di La Rosiera. E la forza lavoro complessivamente impiegata è stata di oltre 1.000 unità. Eh, agganciandomi al dato di, del presidente Furnieri di prima, ad oggi la portata oraria complessiva dei nostri impianti sul territorio regionale supera le 235.000 persone all'ora. Tanto per fare, dare un'idea di quella che è stata l'evoluzione del settore. L'ha anticipato l'assessore al turismo. Questa è stata una stagione record sia in termini di presenze che in termini di fatturato. Nello specifico sono stati registrati oltre 3 milioni di presenze sui nostri comprensori, 30 milioni di passaggi ed un fatturato che ha superato i 100 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto all'anno scorso. Quindi direi la migliore stagione di, di sempre. Analizzando quella che è stata la frequentazione, emerge chiaramente come mercato, forse anche un po' in modo inaspettato. Dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia, si è rientrato nella normalità. Questo grazie anche al ritorno della clientela straniera, che ricordiamo la scorsa stagione era stata penalizzata in maniera importante dalle, eh, dalle, dalle restrizioni imposte dai governi, no? che avevano limitato gli spostamenti eh, a seguito delle misure anti-Covid. E, e nonostante, peraltro, questa stagione invernale sia stata caratterizzata da condizioni meteorologiche non sempre ottimali, abbiamo avuto anche diverse giornate di maltempo, addirittura con pioggia in quota. Quindi direi una buona risposta da parte della clientela al momento congiunturale di questi ultimi mesi. Segni che il mercato dello sci gode di una buona salute, direi. Ecco, passando nel dettaglio, <coughs> volevo appunto rappresentare Qui gli incrementi percentuali delle presenze che sono stati del 16% rispetto alla scorsa stagione e del 12% rispetto alla media delle tre precedenti stagioni. Un altro dato importante è stato accennato dall'assessore Berci, no? legato ai compressori minori: c'è stata una buona reazione anche da parte dei, dei, dei compressori più piccoli, che sono terra di conquista per i clienti che privilegiano lo slow tourism, sempre più diffuso, o per le famiglie che ricercano tranquillità. E alla sicurezza di un contesto più intimo, registrando un incremento del 17% rispetto all'anno scorso. Direi quindi un segnale confortante anche per i comprensori minori. Conseguentemente in crescita anche i passaggi, come dicevo prima, hanno superato i 30 milioni in crescita, con un incremento percentuali che vanno dal 13% al 16% se guardiamo il dato puntuale sui, sui comprensori più piccoli. Venendo infine al fatturato. Emerge in maniera abbastanza evidente come il settore sia in costante e, co e continua crescita. E un dato su cui volevo porre la vostra attenzione è, è il dato relativo alle vendite sui sistemi online. Vendite che hanno avuto un'accelerata importante la passata stagione a seguito della pandemia, raggiungendo un'incidenza percentuale del 23%. Incidenza percentuale che in que questa stagione è stata sostanzialmente confermata, segno che i clienti apprezzano sempre di più questo sistema di acquisto che oltre a permettere eh, di accedere direttamente alle piste e quindi saltare la coda alle bilterie, permette anche di ottenere agevolazioni sul prezzo di acquisto dello ski pass. Ecco, venendo poi ai dati più puntuali, dicevo prima un 22% di incremento di fatturato rispetto all'anno scorso, che sale al 26% se viene raffrontato alla media delle ultime precedenti stagioni. Se guardiamo anche lì piccola, anche con numeri marginali, comunque registrano buoni risultati: un 20% di incremento di fatturato rispetto alla stagione 21-22 e un 7% rispetto alla media delle ultime tre stagioni. Concluderei dicendo che eh, la stagione non è finita, tra l'altro, i dati, grazie assessore, sono ancora provvisori perché, come ricordavo, Cervignac chiuderà la stagione il 7 di maggio, e quindi sono dati ancora, ancora parziali, destinati ad aumentare. Quindi vorrei concludere il mio intervento dicendo che i dati registrati ancora più provvisori nel corso di questa stagione non possono che fare ben sperare per il futuro di un settore fondamentale per l'economia della nostra regione. Grazie. Grazie a Fabio Ogino. Allora è il momento della pausa, pausa caffè, una decina di minuti e uh, riprendiamo i lavori. Ok, allora invito i... gli ospiti della tavola rotonda. Inizia la seconda parte della mattinata, quella di dibattito. Il dibattito sarà dedicato al futuro. Finora ci siamo concentrati sul passato e sul presente, adesso guardiamo avanti. con i nostri ospiti, che sono Valeria Ghezzi, presidente dell'ANEF, l'Associazione Nazionale degli Esercenti Funiviari, prego. Poi abbiamo sempre in presenza Mathieu De Chavanne, presidente AD della Compagnie du Mont Blanc, bienvenue, bonjour. Ancora in presenza Danilo Chatrian, vicepresidente dell'AVIF, nonché direttore della Courmayeur Mon Blanc Funivie. Vicini, vicini, sì. Non... E poi abbiamo collegati a uh, distanza Franz Julen, presidente di Zermatt Berbanen Funivie e del Matterhorn Cervino Speed Opening, e uh, Marco Pappalardo, direttore marketing del Dolomiti Superski. Che però al momento non vediamo, ma contiamo di vedermi presto. Forse sì, eccoli. Franz Julen, presidente di Zermatt, Bergbahn e Funivie, uh, bienvenue e bonjour a bonjour tutti. E poi uh, Marco Pappalardo, uh, appunto, che adesso non vediamo in grande, ma lo vedete uh, piccolino. In alto, uh, che è appunto direttore marketing di Dolomiti Super Ski. Allora, sinora abbiamo esplorato eh, diversi temi legati al tema delle impianti a eh, fune eh, di ieri e oggi. Adesso, approfittando dell'esperienza e della competenza dei nostri ospiti, proviamo a immaginare il futuro. Uh, comincerei uh, dal tema, mh, da uno dei temi uh, più uh, di stretta attualità, quello dei cambiamenti uh, climatici. Inizierei uh, mh, con Valeria Ghezzi, però poi uh, ovviamente tutti sono invitati a, uh, a intervenire. Questo è un dibattito, quindi cerchiamo di non essere. Uh, Diciamo incasellati in interventi lunghi um, da, da relatori. Uh, che cosa si deve fare e uh, che cosa si sta facendo per essere green? Allora, buongiorno, a buongiorno a tutti, grazie. Si sente? Adesso... Ah, ah, ecco, ecco così, ecco, si, così sente. si sente. Buongiorno a tutti, allora, eh, e grazie di questo invito per discutere un tema che è veramente all'ordine del giorno sulle Alpi e sugli Appennini, direi. Eh, che cosa si deve fare o che cosa si dovrà fare oggi, secondo me, è difficile da dire. Partirei da tutto quello che invece si è già fatto e si sta facendo perché. Ehm, mi piace ricordare che io ho iniziato a lavorare tantissimi anni fa, in uno degli anni più tragici dell'arco alpino, in uno dei bienni più tragici, 1988-89-89-90. Quindi io ho iniziato a lavorare beccandomi subito due anni completamente senza neve. Vorrei ricordare che all'epoca nessuno parlava di cambiamento climatico. Sta di fatto. Che gli impiantisti, invece di chiedere eh, sussidi pubblici, invece di piangere, la miseria, si sono rimboccati le maniche, hanno inventato, inventato è una parola grande, però hanno inventato l'innevamento tecnico, e con quello hanno, si sono fatti un'assicurazione sul futuro. Eh, Prima l'ingegner Torretta ci ha parlato dell'innevamento tecnico che nasce negli anni 70-80, ma l'innevamento tecnico, non so se voi sapete da dove nasce, ma nasce negli Stati Uniti e nasce dall'agricoltura. L'innevamento tecnico è un, uh, uh, diciamo un, un uh, esperimento mal riuscito di creare della brina che proteggesse un frutteto. Al mattino il frutteto era coperto di neve. Quindi da questo è nato l'innevamento e questo però vi dice fino a che punto l'innevamento è aria e acqua. Quindi eh, quello che noi abbiamo fatto nell'89, 88, 89, 89, 90 anni in cui nessuno si occupava di noi, mettiamola così, lo facciamo anche oggi. Cioè la nostra è una continua evoluzione. Quando mi Sento dire dobbiamo riconvertire la montagna. Beh, aspetta piano. Prima di dirmi che dobbiamo riconvertire la montagna, mi devi dire in che cosa? Perché è troppo facile distruggere senza costruire. Quello, quello che invece dobbiamo fare è evolvere. Come abbiamo fatto alla fine degli anni Ottanta, come abbiamo fatto in tutti questi anni e le slide del, dell'ingegnere Torretta hanno dimostrato molto chiaramente come l'evoluzione tecnologica abbia permesso di migliorare le performance nell'innevamento. Che cosa vuol dire? Che a parità, detto senza tanti numeri, a parità di energia consumata e acqua utilizzata, e distingo le due parole. A parità di tutto questo, oggi noi produciamo 4, 5, 6 volte la neve che producevamo al, negli anni Ottanta. Allora, tutta questa evoluzione tecnologica è di fatto un modo per adattarsi a quello che è il cambiamento climatico, quindi ai giorni di freddo che si riducono. Sono, sono tante le cose che possiamo fare. Io prendo spunto da quello che è appena stato detto per dare. Degli esempi. Infatti ci sono degli esempi virtuosi no? anche eh, in Italia, insomma. In tutte le stazioni ormai. E direi che l'Italia dopo l'Austria e la Francia è il terzo paese europeo per numero di sciatori e di passaggi. È un'economia molto, molto importante. Non possiamo pensare. Eh, di far passare quei messaggi che io oggi sento molto spesso e che travisano uno sport come lo sci che è uno sport all'aria aperta ehm, e che è uno sport che valorizza, valorizza veramente i nostri territori di montagna. Eh, quando prima in una slide si è parlato di dissesto idrogeologico io Uh, ho chiesto a Danilo che era seduto di fianco a me, ho detto ma scusami, noi impiantisti la cura del territorio per uh, non subire il dissesto idrogeologico, quindi frane, valanghe, quant'altro, la facciamo day by day, giorno dopo giorno, ma da decenni, non adesso perché c'è il cambiamento climatico. Mettiamolo in chiaro: cambiamento climatico c'è sempre stato. Oggi forse siamo a un punto in cui ce ne si accorge anche fuori dalla montagna, ma c'è sempre stato. Quindi dobbiamo veramente eh, mettere in fila tutte le cose che noi facciamo, che sono tantissime, che sono aiutate dalla tecnologia. Pensiamo anche banalmente, perché abbiamo parlato della neve, ma pensiamo agli impianti. Ormai gli impianti di ultima generazione non hanno più il riduttore, hanno l'azionamento diretto. Cosa vuol dire? Vuol dire niente rumore, vuol dire meno energia, vuol dire meno grassi e meno oli. Queste cose qua il cliente non le vede, l'ospite non le vede, ma ci sono. E non parliamo poi di tutto quello che è lo sviluppo dell'estate, perché è vero che abbiamo subito una rivoluzione avendo l'inverno che ha surclassato l'estate, ma oggi si torna a investire tanto sull'estate. Di questo poi ne parliamo dopo. Quindi cioè, anche questo è adattamento al cambiamento climatico. Insomma, sono tantissimi i temi, forse è meglio che smetta. <ride> Merci. Euh, monsieur de Chavanne, euh, sur les changements climatiques, qu'est-ce que pour vous en hein, France, la vallée de Chamonix euh, Est-ce que vous avez des stratégies, euh, euh, des, des nouveaux systèmes que vous utilisez pour euh, réduire euh, l'impact euh, sur euh, l'environnement euh, Déjà, excusez-moi de parler français, je, je maîtrise pas l'italien suffisamment pour pouvoir le faire, donc je, je suis désolé, mais voilà. Je vais essayer d'être euh, clair. Des, alors, plusieurs choses. Si j'ai 5 ou 10 minutes. Sur, sur le réchauffement climatique, déjà, la première chose, moi, je ne cesse de dire nous, nous nous adaptons. On utilise la science. Je vois au sommet de l'Aiguille du Midi, il y a, ou sur la, la mer de glace, la science nous a prédit des choses. Tous les modèles de science qu'on a eus ont été explosés. C'est-à-dire qu'on était dans le rouge, on a été plus que rouge. La, la fonte de la mer de glace a été supérieure à ça. Donc la science, c'est un outil, mais les scientifiques sont humbles. Et, ils nous poussent aussi à être humbles parce que ça va tellement vite qu'on euh, est dans une phase de découverte, d'apprentissage. Et ça, moi, j'ai pas de honte à le dire. Ça veut dire qu'au sommet de l'aiguille du midi, ben, on découvre aussi que, euh, comme c'était le cas il y a trois semaines, on peut avoir deux câbles qui sont bloqués euh, dans la face. Alors que depuis 1954, on n'avait jamais vu ça parce qu'il y a une accumulation de givre qui s'est produite, qui est phénoménale et qui est due justement à ces variations de température qu'on a, avec hygrométrie qui monte très vite, qui baisse, etc. Donc, on est en phase de découverte et on l'est aussi par rapport au permafrost. Moi, je, je rappelle, il y a quelques années de ça, on a dû fermer une installation au Grand Monté à 2800 mètres d'altitude parce qu'on s'est rendu compte en fait que le sol euh, sur lequel reposait euh, 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 une longrine, c'est une poutre, euh, s'affaissait et que du coup, il y avait un danger. Alors, on avait monitoré tout ça, mais c'est vrai que moi, le premier, quand on m'a dit le sol, il, il en face nord à 2800 mètres au mois de mars, je dis, vous êtes sûr, les gars On m'a dit oui, oui, c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte que la chaleur du mois d'août, elle diffuse avec inertie dans le sol et que l'endroit à 13 mètres de profondeur, le plus, le, la période la plus chaude, c'est au mois de janvier. Voilà. Fin janvier, début février. Donc, on est en phase d'apprentissage. Alors, pour autant, un, c'est très intéressant, et deux, on se donne des moyens de le faire. Ça, c'est important. Mais ça serait malhonnête de ma part que de dire, le réchauffement climatique, ne vous inquiétez pas, c'est tout sous mesure, etc. Alors, nous, par contre... Et c'est là où je pense qu'il y a aussi une opportunité, c'est que on, on utilise le personnel euh, parce que depuis le Covid, moi je, je pense qu'il y a une demande d'interaction de plus en plus forte avec les humains. Ce que je dis tout le temps à mes salariés, c'est les gens qui viennent des grandes villes, il faut les apprivoiser parce qu'ils sont tous drogués à ça. Et dès que vous menez vers eux, c'est un peu... Ah, achat. Mais pour autant, ils sont super demandeurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle et c'est porteur d'espoir. Dès qu'on établit le contact, ils sont très demandeurs de savoir comment l'environnement dans lequel ils se trouvent évolue. Et on peut passer des messages positifs parce que nous, les, les sociétés de remontée mécanique, on fait plein de choses pour améliorer la situation tout en s'adaptant. Et encore une fois, avec l'humilité que nous apporte la science. Mais je vais vous donner un cas. L'hiver dernier, dans les dameuses, nous, on s'est mis à utiliser ce qu'on appelle de l'HVO, c'est de l'huile de friture. Quand vous prenez le bilan carbone d'un domaine skiable, 70% de ce bilan carbone, c'est les dameuses. C'est le rejet de, du CO2 des dameuses. Le reste, c'est faible. Euh, mais les dameuses, c'est le plus gros point. Sachant que le bilan carbone de la, la société de remontée mécanique, sur l'ensemble de la destination, c'est que 4%. Hein Et le gros du package, c'est le transport du client pour venir chez nous, qui est de 55% quand il vient en voiture à quatre personnes dedans, qui tombe à 5% quand il prend le train. Alors, mais moi, je suis pas la SNCF, donc je ne peux pas faire grand-chose sur ça. Donc je me concentre sur mes 4%. Et mes 4%, il y a 70% de dameuses. Qu'est-ce qu'on a fait cette année On a testé de l'huile de friture dans les dameuses. J'ai été le premier dubitatif parce que j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie automobile et que je disais un moteur 400 000 kilomètres avec de l'huile de friture, je ne sais pas ce que ça va donner. Eh bien, le résultat, il est nickel. Et tenez-vous bien, ça fait baisser le, le rejet de CO2 de 90%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. C'est l'institut officiel français donc on a à mon avis trouvé la solution pour effondrer le bilan carbone des stations de ski et eh ben c'est une super bonne nouvelle voilà. et ça on l'a trouvé à cause de quoi l'audace de l'innovation et une volonté forte des exploitants parce que c'est 25% plus cher que du, que du carburant normal voilà. et ça je tiens à le dire à nos détracteurs, parce que des fois on nous dit, alors je ne suis pas en Italie, moi des fois on nous dit, faites pas grand chose, vous attendez que ça vous tombe. Non, on fait plein de trucs. On fait plein de trucs. Ça, c'est l'exemple. Et en plus, on, 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 on dépense beaucoup d'argent pour justement progresser. Parce que, et j'en finirai là-dessus, moi je défends la société et mes salariés. Et la pire des choses que vous puissiez dire à mes salariés et à moi-même, c'est tu pollues ta vallée. Perché, se facciamo questo boulot là, perché amiamo aime cet environnement e qu'on veut le protéger. Voilà. Grazie. È un po' quello che que diceva anche Valeria Ghezzi: gli operatori della montagna sono i primi a volerla tutelare. Vorrei coinvolgere uh, i nostri ospiti uh, in, uh, a distanza, ma non li vedo, non so se sono collegati o no. Uh, D'accordo. Monsieur Yulen? Oui. Euh, alors, on est en train de, de, de parler des changements climatiques. Alors, je ne sais pas si vous euh, si vous sentez. Euh, euh, bon, euh, dans deux mois, vous ouvrirez euh, la nouvelle téléphérique qui oh. met en communication Zermatt avec Braille Chervigna. Est-ce que vous avez étudié des solutions pour la réduction de l'impact environnemental de la Matterhorn Glacier Ride 2? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là oui, euh, aussi de ma part, un, un bienvenu. Le euh, mio italiano è non bien bene per parlare, ma capisco tutto, okay. mais je préfère de parler euh, en français. Euh, oui, le changement climat, la durabilité, euh, c'est quelque chose qui concerne chaque station de tourisme. Et euh, j'aimerais dire quelques exemples sur Zermatt comme station d'abord, et après, euh, je réponds à votre question très euh, précisément. Euh, je crois à Zermatt, ou je, com je commence comme ça, je crois sur les deux côtés du cervin, on est des montagnards. Euh, on a grandi avec la nature, on a appris à respecter la nature. Et on sait que la nature est le plus grand atout qu'on a. Ça veut dire qu'il faut essayer de vraiment trouver la balance juste entre nature, durabilité et la commercialisation. Euh, et à Zermatt, on n'est jamais les meilleurs, mais on essaye à prendre ce sujet vraiment d'une manière sérieuse. Par exemple, on n'a pas de voitures à Zermatt. On a des taxis électriques, des bus électriques. En hiver, on n'a presque pas de tourisme journalier. Euh, le ski pass, le plus vendu à Zermatt, c'est ski pass 6 journées. Ça veut dire euh, presque pas de, comme je dis, des touristes journaliers. 50% des touristes qui arrivent à Zermatt viennent en train et plus que 80% de l'énergie on gagne à Zermatt. Ça veut dire qu'on essaye d'être vraiment une station qui prend la durabilité assez sérieux. Ce qui concerne les remontées mécaniques, on va depuis des années et des années dans le même sens. Par exemple, on a jusqu'à maintenant huit stations photovoltaïques où on gagne de l'énergie. Euh, les deux dernières années, sans neige technique, on n'aurait pas skié un seul mètre, sauf sur les glaciers. Ça veut dire tout notre euh, domaine skiable. On peut enneiger avec euh, de la neige euh, technique, mais on a la grande chance qu'on a quatre lacs qui sont très hauts trois lacs naturels et un lac artificiel où on prend l'eau. Et comme les, les, les lacs sont si hauts, par le principe de gravitation, euh, l'eau va pas monter, l'eau va pr presque que descendre. Ça veut dire, on prend, euh, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie et euh, 80% de, de la neige devient de l'eau euh, au mois de mai, mois de juin, mois de juillet et on peut le réutiliser. Pour revenir sur votre question, euh, les deux remontées mécaniques qui lient maintenant et Cervinia, trockensteig -E Petit Cervin et Petit Cervin euh, Les deux euh, stations supérieures, on a des, des installations photovoltaïques et la station inférieure à Trockenerschleg aussi, on a une installation photovoltaïque. À Testagritia pas, parce que euh, on n'a pas assez euh, de soleil. Point de vue de comment on a mis on a dû mettre euh, la station le Matterhorn glacerait tout on n'a pas de pilon. ça veut dire c'est de nouveau quelque chose qui, qui supporte la durabilité le restaurant sur le petit servin on a aussi une installation photovoltaïque on n'a pas de chauffage là en haut et on a une station d'épuration microbiologique qui filtre et recycle les eaux usées. Ça veut dire tout cet Alpine Crossing sur Machervinia, on prend en considération la durabilité, même si la station inférieure est presque sur 3900 mètres, on n'a pas utilisé presque jamais l'hélicoptère, on a fait une remontée mécanique transport. De Chime Bianche sur le petit servin, où on a transporté tout le matériel. Ça veut dire toutes les deux remontées mécaniques qui nous ont coûté à peu près 120 000 euros. Tout le matériel a été transporté par l'Italie au petit servin. Pas avec les hélicoptères, jusqu'à Chime Bianche en, en voiture et après avec une remontée mécanique pour le transport. Ça veut dire qu'on essaye vraiment à respecter la nature et prendre la durabilité d'une manière sérieuse. Merci pour l'instant. On dit un bon dans le futur. Pardon? Un bon dans le futur, un pas dans, vers le futur. Alors, euh, Marco Papalardo. Euh... Chiederei un po' a lei la stessa cosa. Dolomiti superschi, da questo punto di vista, come, come si posiziona, quali sono le sue politiche? Che ovviamente andranno in questo senso. Eh, innanzitutto buongiorno a tutti, anche da parte mia. Ringrazio per l'invito e mi scuso per non poter essere eh, presente di persona. Il tema eh, che era nell'aria durante gli interventi in prima mattinata è entrato nel vivo adesso, che è quello sostanzialmente del, del, dell'approccio sostenibile che i nostri territori devono avere. Eh, io sottolineo sempre un aspetto importante, vale a dire che eh, noi viviamo di turismo e il turismo mh, può prosperare nelle nostre valli grazie alla natura. È stato detto dal collega di Chamonix eh, poco fa. Abbiamo una natura importante, noi abbiamo le Dolomiti, voi avete il Monte Bianco, avete altre realtà, il Monte Rosa e quant'altro, che sono dei tesori che funzionano turisticamente proprio perché sono natura. E sono natura che funziona da eh, più generazioni e eh, le persone che vivono questi territori sanno bene che per poter continuare a prosperare e a fare eh, impresa in maniera virtuosa e con successo anche in futuro, è importante che questa natura, che è il nostro patrimonio, venga valorizzata e rispettata nella maniera migliore possibile. Credo che quindi tutti gli approcci che, che vengono portati avanti dalle, eh, dalle stazioni, dalle destinazioni, direi, sono approcci che vengono naturali in questo territorio. Questo è un aspetto molto importante. Abbiamo parlato di tecnologia, miglioramenti importantissimi che probabilmente non arrivano al cliente, ma io non credo neanche che questo sia un aspetto importante. Io credo che il nostro è un settore... Dove l'approccio la, verso la natura proprio per questo motivo è vissuto in maniera positiva e virtuosa. Noi non facciamo compensazione, non andiamo a metterci una foglia di fico davanti solamente per far sì che, che diventiamo green e che veniamo visti anche come green. Per noi è veramente importante perché viviamo questi territori, li, li apprezziamo, li amiamo e per questo motivo vogliamo anche che le generazioni future possano continuare a viverli e ad amarli nello stesso modo in cui lo facciamo noi. Però ci tengo anche a sottolineare un altro aspetto che secondo me è fondamentale nella discussione, vale a dire che è quello che il cliente percepisce di questa cosa. E io credo che la discussione, il tema non sia tanto quello che noi facciamo, che è difficile da comunicare, perché se noi andiamo a parlare di quanti metri cubi di acqua produciamo, di quanti metri cubi di acqua consumiamo per produrre la neve eh, cosiddetta tecnica, di quanti bacini vengono costruiti, come vengono costruiti in maniera sostenibile. Questi sono temi che hanno a che fare con questioni molto tecniche che non passano, diciamo così, eh, all'opinione pubblica, non passano alla nostra clientela, perché diciamo che l'altra parte che è eh, una parte molto molto importante eh, esce con dei messaggi molto diretti, molto di pancia. Messaggi del tipo "non abbiamo più bisogno dello sci", perché il nostro è un mondo che va verso, tra virgolette, una distruzione e bisogna concentrarsi sui fondamentali. Ecco, con questi messaggi noi non possiamo controbattere, secondo me, con messaggi tecnici, perché non hanno una penetrazione sufficiente, andiamo sostanzialmente a riportare numeri su numeri che portano gli altri, e questa discussione probabilmente andrebbe avanti all'infinito. Secondo me, gli aspetti su cui noi dobbiamo tutti quanti insieme nel mondo della montagna concentrarci molto di più sono quelli che sono altrettanto argomentazioni forti dal punto di vista proprio della... Della comunicazione, che sono la grande filiera del turismo di montagna, le milioni di famiglie che lavorano in questo settore, e che se oggi lo sci o diciamo, la vacanza in montagna, in senso generale, viene, viene considerato un di più, un qualcosa di cui si può fare a meno, bisogna pensare cosa questo vorrebbe dire per l'economia, per l'economia di, eh, di milioni, io dico di milioni e milioni di persone, perché non ci sono solo quelli che vivono direttamente di turismo, ma c'è tutta la filiera. Il commercio, l'artigianato e tutti i servizi che sono, che sono fortemente dipendenti da questo. Certo. E poi c'è un altro aspetto importante che secondo me va sottolineato: che è il fatto che eh, l'essere umano cerca sempre di più e lo continuerà a cercare il, il cosiddetto uscire dalla complessità della vita quotidiana, di una vita sempre più stressante, pensiamo alle persone che abitano in contesti urbani. Che sono sempre più alla ricerca di questa natura libera, di questo potersi godere il, il, il panorama, ma potersi godere la libertà e l'apertura. Ecco, questi sono messaggi che noi dobbiamo continuare a trasmettere verso l'esterno, perché noi offriamo questo. Noi siamo una risposta rigenerativa a quello che eh, oggi la vita quotidiana per tante persone comporta. Grazie. Danilo Chaperian, le società valdostane, come, come un po' la stessa domanda, eh, cerchiamo di magari di ridurre un po' gli interventi così riusciamo poi a eh, affrontare anche altre questioni. Sì, beh, l'intervento lo farò ridotto sicuramente anche perché c'è poco, direi che le società valdostane sono, c'è poco da aggiungere a quello che hanno detto la nostra presidente dell'ANEF, dell'Associazione Nazionale, tra l'altro... Da recentemente anche presidente della FIANE, quindi della Federazione internazionale degli esercenti impianti a fune. No? Anch'io ho cominciato nell'88-89, l'ho scoperto, abbiamo iniziato lo stesso anno a fare questo eh, mestiere, anni appunto di cui 88-89, pardon, anni in cui non c'era neve. Io partirei da, dall'ultimo, dalle ultime cose, cioè la... Eh, la preoccupazione che ha detto Matteo De Chavanne eccetera di, di essere i primi che si preoccupano del nostro ambiente, di mantenere eh, un ambiente sano, non ci un, un ambiente integro eh, siamo noi esercenti, lo stiamo facendo appunto da quegli anni, continuiamo a farlo. Parlava di bilancio di eh, bilancio carbonio dove incideva il 55% circa i trasporti eh, guardiamo se dobbiamo guardiamo le nostre mete concorrenti in quegli anni 88-89 cominciavano a uscire le mete, le mete esotiche, no? usciva Sharma sheikh in quegli anni, eccetera. Immaginiamo il bilancio carbonio di chi in alternativa venire a sciare saliva su un aereo per passare in un altro continente, no? Quindi, anche qui, quando veniamo criticati eh, perché consumiamo energia, perché consumiamo risorse, eccetera, bisogna eh, saper eh, anche confrontare questi aspetti. E, siamo in... l'altro aspetto che mi raggancio sempre per, a quello che è stato detto, siamo in una fase, la cosa molto interessante che ha detto Mattia, siamo in una fase, dice lui, di scoperta no? e di quasi apprendistato rispetto a cosa sta succedendo. Effettivamente in questi anni eh, ci siamo trovati di fronte a tanti imprevisti e... Nel futuro immagino che sarà ancora così, no? Eh, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista in generale del contesto in cui, in cui ci troviamo. Non so se quest'anno abbiamo avuto un segnale molto importante di vitalità del nostro settore, l'abbiamo visto sentito prima con le cifre. Abbiamo avuto degli incassi che hanno superato oltre il 20% quelli dell'anno scorso. Frequentazioni comunque. Eh, altissime, tornate ai livelli massimi. Ecco, dall'altro lato, non so se se ne parlerà magari anche nel seguito. Dall'altro lato, dobbiamo dire anche i costi no? sono aumentati molto dal punto di vista dei gestori. Eh, non... Sulla nostra società non abbiamo ancora i dati aggregati, ma posso prendere la nostra società che è abbastanza indicativa. Abbiamo un aumento, sì, di circa il 25% di incassi, 24, eccetera, ma abbiamo un aumento dei costi del 16% all'incirca. No? Quindi il margine, i margini si riducono. Anche questa è una sfida, avendo, eh, ed è fa parte dell'apprendistato dell che, che diceva. L'altro aspetto è che eh, per rimanere al passo dobbiamo investire eh, bisogna investire molto I, il costo dei i trend dell'aumento dei costi degli investimenti che stiamo sostenendo anche con l'aiuto dell'attore pubblico della regione ha eh, 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 avuto un'impennata negli ultimi anni negli ultimi cinque anni si potrebbe dire che il costo di impianto di salita così stimato è aumentato almeno del 50% no? Come, come costo di investimento è una grossa sfida che avremo neg negli anni prossimi. Va bene, Quindi, grazie. Altro, altro grazie. Allora, Danilo Ciatriano Altro tema importante, altra sfida per il futuro legata ai cambiamenti climatici è il fatto che la stagione rischia di essere invernale, rischia di essere sempre più breve. Allora, guardando al futuro, Forse è necessario pensare di potenziare l'offerta estiva, cercare di rafforzare le presenze eh, in montagna anche appunto con l'utilizzo degli impianti a fune eh, in, durante l'estate. Su questo eh, facciamo magari di nuovo un giro un po' più veloce, altrimenti non riusciamo a affrontare altri temi. Io lo dico in francese, così la, la questione, peut-être, se non eh, eh, capito. cambiamento climatico, il De, euh, de euh, renforcer la, les, les présences euh, pendant l'été. Alors là, je pense, euh, Zermatt, euh, Yulen, votre, votre projet Alpine Matterhorn Crossing, euh, peut-être là, il y a, y a cette vision. Donc, euh, ce n'est pas une téléphérique juste pour les, pour les skieurs c'est peut-être pour euh, renforcer les présences pendant l'été. Oui, c'est tout à fait juste. Mais d'abord, j'aimerais souligner que l'hiver continue à jouer un rôle important pour nous. Même avec toutes les discussions de euh, euh, changement de climat, on ne va pas abandonner. On est convaincu que le marché de, de sport d'hiver ne va pas grandir. Ça veut dire que ça va être une bagarre pour gagner des, des parts de marché d'autres stations mais l'hiver continue à jouer un rôle important pour nous. Mais comme je crois toutes les autres stations, euh, nous, on essaye à être un peu moins dépendants de l'hiver et le Alpine Crossing, ça ne va pas signifier beaucoup pour l'hiver. C'est surtout pour euh, l'été. Euh, la plupart des touristes qui arrivent en Europe arrivent à Milan, à Malpensa et à Linate surtout des, des, des gens de, de l'Asie, de, la, de, 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 de Dubaï, de Kuwait, aussi des, des États-Unis. Et beaucoup de ces touristes, ils vont à Venise, ils vont à Rome, ils, à Siena, ils reviennent à Milan et ils vont à Paris. Et nous, on va essayer à récupérer ces touristes, les amener à Cervinia, dormir à Cervinia, Le lendemain, monter sur le plateau. Euh, à Testagriccia, on va avoir un euh, magasin de sport où les touristes peuvent louer tout, les habits, les lunettes, les skis. Devant le servin, ils peuvent skier ou déraper, je dis plutôt, euh, une ou deux heures. Après, ils montent sur le petit servin. Là, on a un restaurant. Ils, ils vont manger, ils vont, ils vont voir la nature qui est exceptionnel là. Ils vont descendre à Zermatt, ils vont dormir là le lendemain sur le Gornergrat et Genève-Paris. Ça veut dire, ça c'est vraiment un investissement pour l'hiver. À Zermatt, on essaye depuis plusieurs années d'avoir une saison sur 365 jours. C'est aussi une des raisons pourquoi on a la Coupe du Monde, les 4 décembre, au mois de novembre, pour vraiment devenir... Avec Chervinia, une station sur 365 jours et cette Alp Matterhorn Alpine Crossing, ce sont pas les remontées mécaniques. C'est une marque. On va créer une marque Matterhorn Alpine Crossing. On va donner des aventures, euh, des expériences aux clients et la collaboration entre Zermatt et Chervinia pour nous est essentielle. Beaucoup plus essentiel que peut-être euh, beaucoup de gens entre vous croient. Nous, on voit notre futur avec nos partenaires à Cervinia, à Aos. Cet aspect international est un atout unique qu'on a. Et puis, nous, on base toute notre stratégie sur la collaboration avec nos amis et partenaires italiens. Merci. Merci beaucoup. Ricominciamo il giro velocemente, rapidamente. Valeria Ghezzi. Il microfono, se non la sentiamo. Non partirei eh, dal fatto che eh, si accorcia la stagione invernale. Direi che finora non è successo perlomeno, e quindi non partirei da quello. Partirei invece da, da proprio un'esigenza. Che chiamiamo con un termine abbastanza brutto destagionalizzazione che negli ultimi anni si è posta un po' ovunque, eh, ma che dopo il Covid si è rinforzata moltissimo perché è chiaro che se io riesco a lavorare eh, tanti mesi durante l'anno riesco a fidelizzare molto di più. Il personale che poi viene a lavorare con noi e questo eh, è un fattore che dopo il covid ha pesato tantissimo perché la manodopera dopo la stagione chiusa ha scelto altre strade ha scelto probabilmente eh, realtà lavorative che sembravano più sicure e invece eh, noi dobbiamo imparare a dare lavoro eh, tutti gli anni Devo dire, la prima estate dopo il covid, eh, vuoi il caldo, vuoi soprattutto l'aria aperta, proprio dimostrato un grandissimo flusso, eh, direi quasi senza alcuna operazione di marketing. Su questo però non ci si deve sedere e bisogna lavorare, perché anche l'estate deve diventare un prodotto. Altrettanto prodotto è l'autunno, eh, probabilmente la stagione. Più difficile per noi che non siamo a Cervinia e quindi e a un certo punto la neve si scioglie è la primavera perché c'è proprio il passaggio di stagione che non è sempre facilmente gestibile però è importante il fatto che piano piano si debba ragionare di andare verso la continuità delle stagioni con delle brevi interruzioni non è un obiettivo facile ma siamo montanari e se ci mettiamo in testa qualche cosa secondo me ce la faremo ecco. e questo fa deriva anche questo dal fatto che eh, la montagna che noi proponiamo ai nostri ospiti è la montagna che viviamo noi in prima persona e quindi quando proponiamo il nostro prodotto sappiamo che eh, è un prodotto bello mh, è un prodotto valido mais parce que c'est nous qui par premiers l'habitions, non seulement parce que vendons un produit sur les coffres du supermarché, non ce que c'est ça. Merci. Monsieur De Chavann, <ride> vous voulez ajouter quelque chose? Oh, non, rien. De... Nous on fait déjà quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires l'été, euh, euh, et ça fait augmenter, et, et donc euh, on est dans une, voilà, une stratégie de... Euh, au Mont-en-Vert, on crée un centre d'interprétation des glaciers et du climat pour, pour éduquer les gens euh, humblement, mais leur passer les infos, ce que je disais tout à l'heure. Euh, le site, comme voilà l'équivalent du Skyway, l'aiguille du Midi en face, bah, c'est un site qui fonctionne beaucoup euh, l'été. Et, et on a plus en plus de gens qui viennent faire de la randonnée à pied sur, sur nos domaines. Et on essaye de mettre en avant aussi la dualité avec les accompagnateurs en moyenne montagne. Parce que je pense qu'on arrive à faire des... Il y a un business model pour ça. Les gens montent en altitude, donc on vend une prestation de remontée mécanique. Et pour ceux qui sont intéressés, et on peut le faire pour un coût très faible, on organise des groupes avec des accompagnateurs en moyenne montagne qui vont faire la même randonnée que celle que vous pouvez faire en, en famille tout seul, mais avec un professionnel qui va vous expliquer bah, des choses particulières sur la faune sur la flore et, euh, et ça ça plaît de plus en plus voilà donc euh, on, on poursuit dans cette stratégie là d'accord merci marco papalardo avant de retourner puis sur danilo chatrian dolomiti Superski. ski je crois que c'était dit un petit peu tout tout quanto de la part des hôpités que vous avez en salle et qui est intervenu Il, il tema dell'estate è un tema importantissimo, l'estate ha un potenziale enorme, e soprattutto per noi che vediamo la montagna appunto come una destinazione, vediamo le Dolomiti come una destinazione, quindi per noi l'estate sicuramente vale tanto, eh, però ci tengo a sottolineare una cosa, che l'estate va sviluppata in termini di prodotto, l'ha detto la Presidente Ghezzi sostanzialmente il prodotto estate va costruito bene perché il cliente si aspetta un, un prodotto che, che, che sostanzialmente possa essere appetibile e questo è un lavoro che va fatto va fatto bene perché non è una cosa che cioè il cliente non viene da solo semplicemente perché noi abbiamo la montagna questo è, è un concetto che va sicuramente, sicuramente sottolineato e poi un altro aspetto forse importante da dire è che appunto lo spirito di adattamento è una parola che è stata usata da qualche relatore precedentemente, rispetto a quello che succederà nei prossimi anni e nei prossimi decenni, è quello che ci contraddistinguerà eh, nella, nella costruzione di questa offerta. Io credo che noi saremo, e eh, sono molto ottimista su questo, in grado di essere competitivi proprio perché abbiamo questo spirito di adattamento nel nostro DNA. Ok, grazie. Danilo? Sì, beh, la Valle d'Aosta per l'estate, eh, se vogliamo dire più che per l'inverno, probabilmente è una destinazione unica, no? o si presta a essere un prodotto unico, sia per, per complementarietà che per distanza. Eh, C'è delle stazioni della valle, ci sono stazioni super specializzate, con, ter, per esempio con eh, equipaggiamenti per mountain bike, discese, eccetera, come Pila a livello europeo, direi, ci sono stazioni di alta quota, ci sono, si è parlato prima del, dell'interconnessione Zermate e Cervinia, ma anche la Media anche la vostra stessa, eccetera. Quindi il prodotto estivo probabilmente come gode ancora di più di questa complementarietà tra le varie, tra le varie stazioni. E ovviamente in estate non abbiamo quella tu che è lo sci che al di là di tutto, adesso volevo anche richiamarlo, è un qualcosa di eccezionale come sport, è uno sport che dà una libertà e un senso di movimento che così, forse, non so, il kitesurf, neanche non so perché, permette di potenziare la, la potenza fisica, potenza, com, permette di andare a 100 all'ora, a 90 all'ora, sulle tre dimensioni, saltare, quindi quello è un qualcosa che dobbiamo ricordarlo insieme che è stata la nostra base negli ultimi 70 anni ed è una cosa irripetibile secondo me in nessun'altra offerta turistica. D'estate non ce l'abbiamo, ma abbiamo di che offrire, ecco, specialmente se prendiamo un territorio completo e articolato come la Val d'Aosta, credo che abbiamo di che fare un'offerta estiva di primissimo ordine. Grazie. Eh, ancora un tema legato, comunque, eh, parlavamo di prodotto, parlavamo di commercializzazione, eh, un progetto di collaborazione tra diverse realtà, anche appunto al Respecto à uh, stati diversi, uh, je pense, uh, uh, Chamonix, vous avez uh, déjà le MBU, Mont Blanc Limited. Est-ce que vous pensez que ce sera une bonne idée uh, d'amplier cette, uh, cette, uh, cette, uh, cette idée en fait uh, Je ne sais pas, vous, Mont Blanc Limited, je ne sais pas si tout le monde le sait, c est, c est, c est, vous pouvez l'expliquer, oui. peut-être c'est mieux. <laughs> Il y, a, il y a de nombreuses années, on a créé ce produit qui s'appelait Mont Blanc Limited, qui n'est euh, qui qui est pas un forfait de ski, en fait, qui est, qui est un, un produit qui est fait pour des personnes en séjour et des, et des gens qui achètent des passes à l'année et sur lequel on agrège d'autres prestations. Euh, alors, il permet de venir au Skyway, il, on a un accord commercial, il permet d'aller skier. À, à Courmayeur, il permet d'aller skier dans d'autres stations, euh, à Megève au Contamine, à Verbier, à d'autres stations, mais il permet aussi d'aller à la patinoire, d'aller au cinéma, euh, voilà, une multitude d'autres choses autour. Et, et euh, je pense que c'est, en tout cas, les chiffres le montrent, c'est un bon produit pour répondre à la demande d'un touriste qui vient, qui nous reproche souvent d'avoir une rille de trop complexe de produits nous on, je sais qu'on a déjà une grille qui est trop complexe et finalement il cherche un peu un passe euh, qui lui permet d'avoir une multitude d'accès à euh, la station dans laquelle il va résider une semaine et une flexibilité bah, si je vais à droite ou à gauche est-ce que euh, le produit permet d'éviter d'aller en caisse et, et de simplifier mon parcours client voilà. donc bon, nous on a créé ça on a pas mal investi dans la marque ça a Bien fonctionner. Euh, et donc, euh, euh, moi, je pense que... Alors, est-ce que c'est le MBU Est-ce que c'est autre chose J'en sais rien. Mais on, on est intéressé en tout cas, pour euh, euh, renforcer la coopération commerciale avec nos amis italiens. Hein, parce que je pense qu'on vous pouvez en témoigner, on a une très bonne relation euh, ensemble au niveau opérationnel. Euh, que les clients, ils recherchent cette... Euh, flexibilité autour du Mont Blanc, parce que s'ils sont à Chamonix ou à Courmayeur ou dans le coin, bah, pendant une semaine, ils veulent profiter de, de tout ce terrain de jeu. Donc il y a quelque chose à faire. Et en plus, je pense qu'il faut être vigilant, parce qu'il y a des passes internationaux qui se développent. Il y en a beaucoup Mountain Pass, Icon Pass, j'en passe, c'est des meilleurs. Et euh, on a quand même un territoire qui s'appelle le Mont Blanc, que l'on partage ensemble. Et ça serait dommage de se faire uberiser. Voilà, je ne sais pas si le terme est ubériser est italien, mais méfiance parce que voilà, il y a des entreprises qui ont des moyens très très supérieurs, en tout cas aux miens, <laughs> euh, qui sont très intelligents sur, en, au niveau marketing. Et je me dis, on s'entend bien, on a un beau territoire. Les clients, ils veulent. Il y a des complémentarités entre les deux. Travaillons ensemble. Ce serait dommage de subir au lieu de proposer. Merci. Valeria Ghezzi, allora utopistico, una sorta di collaborazione, un biglietto per tutto l'arco alpino? Adesso esagero ovviamente, però insomma, questa idea di commercializzazione, fusione nel, nel, a livello di marketing, ovviamente. Direi che utopistico non c'è niente, perché bisogna sognare per poter poi realizzare magari un, un milionesimo di quello che. Abbiamo sognato. Eh, forse Marco Papalardo meglio di me può, può rispondere a questa domanda, però eh, dall'altra parte delle Alpi Dolomiti Superski è già una realtà che condivide un, eh, un unico forfè su ben 12 valli e tra l'altro noi abbiamo anche già una collaborazione con... Uh, prima di tutto con uh, le parti uh, che stanno al di là dell'Adige, quindi le Dolomiti di Brenta, e poi abbiamo anche una collaborazione con alcune realtà americane. Quindi voglio dire l'apertura verso queste forme di collaborazione che sono né più né meno che una parte dell'offerta che noi facciamo, complicata è vero, eh, a volte il nostro ospite fa anche fatica a orientarsi eh, però eh, è anche vero che eh, ormai il nostro ospite viene in montagna e sa che può fare, ha, ha una gamma di scelta per cui sicuramente in una settimana non si annoia mai e anche il discorso di mettere insieme diverse attività eh, che non siano soltanto lo sci fa parte di quella diversificazione che è poi parte delle nostre strategie di adattamento. Marco Pappalardo, non vorrei tirarla per la giacchetta, ma già l'abbiamo tirata per la giacchetta. Allora ci aspettiamo una risposta da Dolomiti Superski, che è insomma, un punto di top comprensorio al mondo. Ma allora io più che, in termini di più che in termini di marketing la collaborazione la vedrei in termini, di di com in termini commerciali. Questo sicuramente su mercati lontani può essere un, un proposito da portare avanti insieme. Eh, ci si può immaginare una situazione eh, come quella di un cliente che entra in un supermercato e noi dobbiamo farlo entrare nel nostro supermercato che è quello delle Alpi o è quello dell'Italia, la montagna italiana. E poi quando è nel supermercato il cliente può scegliere dallo scaffale il prodotto che ritiene che si addice meglio alle sue esigenze o quello che gli piace di più perché la concorrenza vive anche di questo. È importante che ci siano aspetti dove in qualche maniera si è in competitività comune. Però sulla parte commerciale io credo che delle ipotesi di collaborazione si potrebbero trovare, soprattutto su mercati lontani. Questo credo che sia un aspiccio che... Che può essere portato avanti. Noi, come detto, portiamo avanti un messaggio di destinazione Dolomiti. Per noi, questo è molto, molto importante. Quindi, ci sentiamo già un territorio che ha una sua unicità, un suo valore, una sua iconicità, eh, oserei dire. E questo, per noi, è sicuramente importante. Però, io ripeto, in termini commerciali, dal mio punto di vista, le porte aperte possono essere sicuramente ancora più aperte. Grazie. Monsieur Yulan, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous collaborez déjà avec Zermatt, boris la vallée d'Ost? Oui, euh, j'ai bien écouté et j'ai une position un peu différente sur euh, ce, ce sujet. Et, euh, ne me prenez pas comme arrogant, mais euh, euh, nous, on a une autre euh, façon. Comme j'ai dit, on a une collaboration très, très importante avec Chervinia. Mais M. Chatrian a dit avant que le ski offre tellement euh, des atouts. Euh, un, un, un joli jour de ski, euh, ciel bleu, bonne piste, euh, ça nous donne un sentiment que, à mon avis, pas beaucoup de sports peuvent donner aux touristes. Euh, gérer une remontée mécanique, ça coûte énormément de l'argent. À Zermatt, une jour, un jour ça nous coûte, inclus les, euh, les amortissements, 300 000 euros. Chaque jour nous coûte 300 000 euros. Ça veut dire qu'il faut demander un prix euh, juste. Il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas aller trop loin. Mais à mon avis, nous, dans le tourisme de l'hiver, on n'a pas la confiance de vraiment demander les prix, le prix qu'il faut. Et c'est pourquoi nous, avec toutes ces collaborations avec des autres stations, donner des billets euh, 20%, 30%, 50%, plusieurs stations, nous on est complètement euh, dehors. Parce que euh, si une fois le prix est en bas, on ne va plus jamais le remonter. Et je crois que ça c'est un des problèmes de beaucoup de remontées mécaniques qu'ils peuvent pas investir assez. Et pour investir, il faut avoir de la profitabilité. Et pour avoir de la profitabilité, il faut demander un certain prix. Euh, en Valais, il y a la, le, le, le ski card Valais. Au début, Zermatt était pas fait pas euh, partie. Euh, tout le monde a dit c'est clair, Zermatt n'a pas besoin de ça. Ils sont arrogants. Maintenant, les Valaisans peuvent aller avec cette carte cinq jours. Par, par année, mais autrement, on est complètement fermé sur toutes ces collaborations avec des autres stations, des discounts. On a, on a une autre. Je pense qu'en réalité, on ne parlait pas des prix, mais on parlait de, de collaboration. Donc, on ne disait pas de faire des, des discounts, mais bon, en général, de collaborer un fait, ticket pour le fait. prix. C'est le fait. Tout ces, ces, en tout cas en Suisse, tous ces abonnements avec plusieurs stations, c'est toujours le, le, le moyen, le plus, le, la promotion passe vers le prix, rien d'autre. Et à mon avis, ça, ce n'est pas la stratégie juste. D'accord. Euh, merci pour votre pensée, mais en fait, euh, bon, c'est bon. Danilo. Danilo. Sì, no, non parlavamo, di, non parlavamo di abbassare il prezzo per fare un'offerta. Io intendevo proprio di mettersi insieme. Poi il prezzo era una questione di cui, a cui io non facevo riferimento, sì. ovviamente. No, ma i temi sono, 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 sono tanti. No? Questo eh, aspetto di rischio, anche col marketing, non ci si sente. anche col marketing digitale, ovviamente, questa, eh, rimpicciolisce no, il mondo. È effettivamente è un grosso tu ma presenta anche dei rischi no? Eh, ti parlava prima Matteo di, di, di questi grossi sistemi l'Epic Pass che è della società di Vail e almeno sono degli impiantisti l'Icon Pass mi risulta che sia una società che non ha nemmeno un impianto no? Eh, sono solo una società di commercializzazione di biglietti mi sembra che vendano eh, Adesso non voglio tirare cifre, ma comunque centinaia no? di, eh, di, di milioni di, di ski pass. Quindi effettivamente c'è il rischio, e in questo sicuramente credo che tutti siano d'accordo con il signor Julien, eh, di perdere marginalità e, in particolare, questo l'ha detto anche De Chaman, di avere nella catena di valore l'inserimento. Di eh, attori che magari si trovano anche più vicini al cliente poi a un certo punto di quanto lo siamo noi e quindi eh, bisogna fare attenzione a gestire, ecco, eh, a gestire que anche questi chiamiamoli opportunità barra rischi che come sempre bisogna tenere presenti. Ecco, in Valle d'Aosta, eh, anche perché abbiamo praticamente una unica proprietà, questo aspetto. Eh, diciamo di, di non è un problema diciamo noi, il i nostri biglietti sei giorni qualunque biglietto è aperto almeno due giorni sui sei giorni almeno due giorni su tutta la val d'aosta poi abbiamo prodotti particolari che consentono anche di, di fare dello ski safari eccetera attorno della valle quindi con la massima libertà oltre a queste collaborazioni che dal 2008 con Chamonix, noi siamo arrivati entrambi nel 2010 e l'abbiamo già trovato eh, avviato e poi l'importantissima collaborazione addirittura Shea Piedi a Zermatt e oltre alla Tuila da Rosier. Oh, Marchio Valle eh, d'Aosta unico? Marchio Valle d'Aosta unico già c'è, mi Ma sembra. Ecco. Noi su tutto su, tutti i nostri, su, su tutta la nostra comunicazione, su tutto il nostro marketing, sulle divise dei nostri dipendenti abbiamo scritto Valle d'Aosta. Ecco, poi c'è un piccolo stemmino, pur era, ma il, il, quella scritta in grosso è Valle d'Aosta. Ok, uh, dunque noi il tempo corre, sono già le 12:20. Sì? sì. Ah? sì Prego, Marco, non avevo visto la manina. Sì, grazie. No, era solo per fare una precisazione, visto che è stato citato Icon, che è una delle collaborazioni che, che noi abbiamo, noi facciamo parte del circuito Icon. Icon um, è una card che viene commercializzata da questa società che si chiama Alterra, che ha sede a Denver. La società è proprietaria di 16 eh, destinazioni sciistiche negli Stati Uniti e rappresenta altre 56 destinazioni nel mondo. Il modello di business è diverso da quello di Epic, che è proprietario invece di tutte le destinazioni che fanno parte del circuito. E um, per quanto diceva invece il collega Yulen, eh, quando si parla di collaborazione è chiaro che non bisogna eh, per forza vedere solamente l'elemento prezzo, eh, bisogna capire se le strategie possono in qualche maniera essere assimilate, noi per esempio non andiamo a comunicarci con il prezzo perché puntiamo molto di più sull'esclusività e quindi per noi il prezzo non è un, un elemento che fa parte della nostra offerta promozionale, ma noi puntiamo più sui valori. E, e quindi da quel punto di vista io dicevo il grande supermercato quando uno entra trova poi il prodotto che maggiormente si, eh, si confà le sue caratteristiche grazie grazie allora dicevo eh, ci avviamo a concludere prima di lasciare spazio alle domande per il pubblico permettetemi eh, di fare due domande in realtà a, ehm, a una è un relatore che è Simone Cola che ha parlato prima. Uh, lei prima ha uh, parlato del um, fatto di come cambia il volto dei, delle località, dei, dei paesi con il, quando insomma c'è un impianto a uh, fune che interviene su quel territorio. Ha parlato più che altro del, del passato e del presente. Le chiederei di guardare al futuro. Il progetto uh, della Pila Platta, come cambierà secondo lei il volto di Aosta? Il microfono. Sì, è allora, io tra sono stato anche membro della commissione del concorso che ha giudicato il progetto e ho apprezzato molto l'approccio che è un, in qualche modo un approccio globale a scala territoriale, che conseguiva da uno studio urbanistico e poi si sostanziava attraverso un progetto impiantistico, ma anche di, di riflessione sul ruolo che poteva avere sul territorio l'impianto. Funiviario, quindi in qualche modo cercava di mettere assieme l'esigenza di rinnovare e aprire nuovi domini sciabili, perché poi con la prospettiva anche di un futuro eventuale collegamento eh, su Cogne. Ma in realtà cercava anche di eh, ragionare nel suo complesso rispetto al rapporto tra la città di Aosta e i nuovi impianti, creando anche degli spazi pubblici di comunità e un po' riqualificando quella che è la stazione di arrivo a Pila. E questo credo che sia un approccio molto corretto. Quando parlavo prima di cercare di avere un approccio integrato, è, è un po' questo tema. Evidentemente, poi la condizione di, eh, in qualche modo, che il capoluogo ha rispetto a questo sistema diventa ancora più interessante per lo sviluppo di tutte quelle sinergie che a vario titolo sono state evocate eh, dagli interventi precedenti. Credo che da questo punto di vista. Si debba comunque procedere con un approccio di questo tipo. Eh, ovviamente l'auspicio è che forse su un territorio, adesso io mi riferisco al territorio valdostano, si riesca a fare sinergia rispetto alle varie località. Poi, questo non entro nelle dinamiche di cui assolutamente non sono, non sono padrone, ci sono persone molto più competenti che se ne possono <coughs> occupare. Però, all'interno di questo non deve, secondo me, rientrare solo ed esclusivamente la questione della gestione dei flussi. Eh, dei flussi tramite gli impianti, ma un pensiero rispetto a tutto il territorio montano di come queste infrastrutture eh, possono, possono incidere. Si parlava negli interventi precedenti anche di come adesso ci sia un'evoluzione per cui gli impianti non portano soltanto gli sciatori, ma portano anche altri tipi di collegamenti. Si parla, Pile è un esempio, però ce ne sono altri, dove gli impianti vengono sfruttati eh, d'estate per altre attività, sulle Alpi ci sono degli esempi, vengo dalla Valtellina, Bormio adesso fa più presenze di albergo d'estate che di inverno per il ciclismo, per fare un esempio. C'è una grandissima evoluzione, l'evoluzione tecnologica non riguarda soltanto l'impiantistica, ma riguarda, pensiamo, cioè, le e-bike, cosa hanno fatto rispetto alla, fru alla fruizione dei dei e cosa fanno e cosa faranno rispetto alla fruizione dei territori montani, anche per persone che non fanno sport o fanno poco sport o possono fare turismo sui territori di fondovalle. Quindi credo che ci debba essere un'attenzione complessiva e, ultima cosa concludendo, con una grande attenzione ai luoghi della residenza per far sì che le persone possano continuare a vivere in montagna, anche in quella montagna di mezzo che per certi versi resta più problematica e da questo punto di vista credo che un grande tema che... Qua non è stato citato perché non è un convegno di architettura, è quello della creazione degli spazi pubblici. Eh, secondo me lo sforzo interessante fatto da Pila è stato anche quello e credo che eh, lo si potrebbe fare valorizzando anche de delle località. Cioè, se io penso, dico in fondo, per certi versi, sì, Cervinia non ha spazi pubblici, allora forse si ragiona sulla qualità degli impianti eh, di risalita è complementare, ragionare rispetto anche alla qualità fisica architettonica dei luoghi di residenza, dei luoghi dove vanno i turisti dove, e dove risiedono soprattutto le persone che molto spesso quando facciamo questi ragionamenti ci, ci dimentichiamo dei residenti e parliamo soltanto dei turisti. Grazie. Eh, un altro tema che prima è emerso, non so se era Franz Julen, che ne parlava uh, dell'estetica della funivia, il far vivere un'esperienza, una funivia, un impianto fune, non solo come, uh, come mezzo di trasporto. Allora vorrei chiedere a uh, Federica Bieller, presidente di uh, Skyway Monte Bianco,. Uh, Raccontarci un po' perché insomma lei ha fatto di Skyway un'esperienza. Poi, magari, se Yulen vuole dire qualcosa, si vuole aggiungere qualcosa, monsieur Yulen, vous aussi vous vendez uh, une émotion. après Federica, uh, on vous donne la, la parola. Eh, buongiorno a tutti, bonjour. Eh, innanzitutto eh, permettetemi di ringraziarvi per questa bella mattinata mai come in luoghi come questi abbiamo bisogno di pensieri elevati e di pensare non solo al domani che sono i piani strategici di tre anni, di trent'anni, ma di immaginare come facevano gli antichi come sarà la nostra montagna fra 300 anni. Quindi grazie per questo. Parlare di estetica, una donna in impianti a fune, rischio di sembrare un po' frivola. In realtà è un tema ehm, che per me è molto importante. Quando sono arrivata mi sono resa conto che gli impianti a fune sono considerati un mezzo di trasporto in cui la parte di, sicur scusate, di sicurezza e tecnologia è fondamentale ma è dove l'attenzione che il mondo dell'ospitalità e del turismo spesso riserva nei confronti degli ospiti non è così eh, considerata. Immag faccio degli esempi molto pratici. Immaginate che nelle nostre stazioni degli impianti spesso non ci sono ancora le eh, patumiere differenziate, non c'è la musica o nelle funivie c'è una musica che è la radio, spesso si sentono i comizi elettorali. Eh, piuttosto che la cartellonistica che è fatta di plastica e noi che dobbiamo vendere sostenibilità dobbiamo rendere le nostre stazioni desiderate e sostenibili. Tutte queste cose qui sono delle piccole attenzioni che però oggi il turista guarda, osserva, richiede e che aumentano molto il percepito di una stazione. Quindi ritengo che uno sforzo importante sia quello di portare l'architettura, ne parlavamo prima. Queste stazioni devono essere dei luoghi in cui si entra, la natura all'esterno è talmente bella, talmente emozionante che noi dobbiamo essere altrettanto belli all'interno. Si entra magari non conoscendo quello che si trova e dobbiamo cercare di arricchirlo con esperienze con informazioni, arrivare da turisti e uscire un po' eh, da montagnare come abbiamo detto essere, quindi ci tengo molto e spero che nel futuro delle funi ci sia molta più attenzione anche solo ai colori, immaginiamo le funivie sono sempre molto colorate magari dobbiamo iniziare a pensare a delle funivie che si integrino nell'ambiente. Eh, c'è un bellissimo eh, esempio la Twiggy di un ovetto di, di legno, ci sono tante cose in cui magari non si è mai posta l'attenzione ma che oggi a mio avviso sono fondamentali per cui vi ringrazio e spero sentirons plus la radio sur le faux <ride> <laughs> Merci Federica Bieler. Uh, oui, uh, Monsieur Yulen, si vous voulez dire quelque chose et puis aussi les autres, si vous si avez quelque chose à ajouter, ainsi puis laissons espace au public. Monsieur Yulen, suis, à vous. Oui, je suis, nous sommes complètement uh, convaincus et d'accord avec ce qui a été dit qu'aujourd'hui les remontées mécaniques, ils sont importants, bien sûr. Mais il faut transporter euh, des émotions. Euh, par exemple, euh, les cabines 3S de Trockensteig à Petit Servin et maintenant Testa à Petit Servin. Le designer était Pinin Farina, le fameux Ferrari designer. Ça veut dire que ce sont des cabines avec une, complètement une autre dimension. Mais ce qu'on va essayer à vendre, c'est ce Matterhorn Alpine Crossing. Rome n'a été pas construit dans un jour, c'est un produit qui doit évoluer. Euh, avant, quelqu'un a dit que c'est important que les touristes ne viennent pas seulement dans les stations un jour et ils partent le même jour, qu'on essaye à les attirer plusieurs jours euh, dans une station. Et c'est pourquoi on discute, par exemple, avec Cervino SPA sur tout le chemin de Cervinia à Zermatt ou de l'autre côté. On crée, on essaye à créer des émotions. Par exemple, quand il quitte Cervinia, qu'il y a des activités à la maison, peut-être à Cime bianche, à grigia, petit serment pour vraiment prolonger le voyage pour qu'il reste euh, dans les stations. Et ça, on peut faire que avec des aventures, des émotions. Et je crois c'est essentiel. Ça, le client, il attend. Dans l'avenir, encore plus des émotions euh, quand ils visitent euh, nos stations. Et nous, en on, Aoste et Océan Valley, on a, et, euh, on a euh, la grande chance d'avoir le Mont Blanc, le Cervino. Tout ça nous aide énormément parce que il n'y a pas des émotions mieux que cette la nature qu'on a, les montagnes qu'on a. Merci, Marco Pappalardo. Non, je ne sais. Vuole dire qualcosa? No, il tema dell'architettura dell in montagna è un tema sugli impianti di risalita o diciamo del, dell'estetica degli impianti di risalita è un tema eh, molto importante però io vedo dei grandissimi progressi eh, che sono stati fatti negli ultimi 15 anni. Prima ci ricordiamo tutti quelli, le, quei cubi di cemento che erano le stazioni a valle e le stazioni a monte, adesso invece c'è un'attenzione particolare... Eh, sia nella, nella realizzazione di queste strutture ma anche appunto nella realizzazione degli impianti di risalita. Eh, colgo ben volentieri l'invito della collega a togliere la radio con i comizi elettorali dagli impianti di risalita. Ok, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, Valaghia Ghezzi, Danilo e se no lasciamo il faccio al pubblico per le domande, potete farle ai nostri ospiti, anche magari ai relatori. Qualcuno che ha parlato prima, se avete qualcosa da chiedere, ovviamente è aperto a tutti. Siamo stati così esaurienti. Fame, esaurienti <ride> e c'è la e fame. fame. <ride> Allora, possono essere tutte e due le cose. Se non, se non ci sono domande, lascio la parola all'assessore Berschi per delle conclusioni. beh Ho invitato anche l'assessore Turismo, che poi è l'amico Giulio, eh, a venire al tavolo perché credo che la mattinata ehm, ha aperto quegli scenari che eh, io speravo che si aprissero. Ecco, ci sono talmente tanti temi che se potremmo mangiare qualcosina veloce e riprendere il pomeriggio, quindi. Eh, sono, sono veramente soddisfatto quindi gli lascerei la parola per quello che riguarda un po' la sua delega ma nello spirito che anima il lavoro di giunta in questo momento non c'è un confine così netto l'importante è essere così capaci tutti insieme di eh, lavorare per costruire eh, una buona programmazione del futuro per costruire uno sviluppo quindi eh, è sembrato strano qualche anno fa eh, portare la delega degli impianti e fune nel, nel settore dell'economia dei trasporti io credo che questi 3-4 anni so, un po' distanti eh, dal grande ombrello del turismo hanno aiutato a far crescere un settore che aveva bisogno di un po' di visibilità, anche un po' di eh, così, eh, nuova personalità. Eh, questo non vuol dire però non costruire i programmi del futuro insieme e non essere eh, capaci e soprattutto di, di sostenerli. Allora, lascio la parola a Giulio, poi mi riservo due considerazioni finali. Sì, molto brevemente eh, questo ultimo giro di... No. Il tavolo ha dato degli spunti veramente importanti, importanti eh, anche perché eh, si è parlato di rivitalizzare la stagione estiva sulla quale si sta lavorando, si sta lavorando molto ovviamente per le località in quota, c'è ancora molto da fare, c'è da, da creare dei programmi che consentano anche alle attività turistico-ricettive di rimanere aperte durante la stagione estiva in quanto il loro core business è ovviamente la stagione invernale eh, si è parlato di creare delle emozioni. Eh, ieri sera e qui eh, parlo ad una, ad una platea che certamente è ben disposta eh, rispetto a queste tematiche. Ieri sera a Champoluc abbiamo presentato eh, lo studio di fattibilità dell'impianto dell'impianto di collegamento eh, Valle d'Ayas, eh, Val Tournanche, le Cime Bianche che metterà in relazione eh, la Valsesia, la Valle di Gressonei, la Val d'Ayas, la Val la e eh, Zermatt. Eh, questa è davvero, è davvero un'emozione, un'emozione che speriamo di poter realizzare nei prossimi anni eh, perché la nostra filosofia, la filosofia del, de, degli operatori ma dell'amministrazione in generale è quella di eh, tutelare l'ambiente. Siamo Valdostani, viviamo in questo ambiente, quindi siamo i primi a volerlo tutelare, però vogliamo tutelare l'ambiente creando intorno dell'economia. Vogliamo che si possa rimanere a lavorare e a vivere nelle nostre valli, in particolare nelle testate di valle. Quindi noi, a differenza di quelli che predicano la decrescita felice, noi vogliamo uno sviluppo armonico delle nostre, delle nostre valli, vogliamo lambiente tutelato ma che all'interno del quale ci sia anche l'uomo. Chiudo perché ieri sera eh, il dottor Vicchieri, il presidente di Monterosa, ha fatto una riflessione molto importante dicendo che la tutela assoluta del, dell'ambiente e quindi il suo abbandono per tenerlo integro. Rischia di provocare dei danni irreversibili. Noi, questo non lo vogliamo, vogliamo tutelare l'ambiente, ma all'interno ci deve essere vita e ci deve essere economia. Allora, permetto a Matteo De Chavanne di andarsene, nel senso che ha purtroppo un impegno impellente e ci voleva salutare, quindi si vuole. Euh, les, quelques, encore dire quelques mots pour euh, non, non, non. laisser la table. Non, je, je suis désolé, il faut, il faut absolument que j'y aille. Je, je vous remercie, c'était euh, un, un bel échange. Voilà. Et, et on, voilà, on est, nous, on est ravis de travailler avec nos amis italiens, donc j'espère qu'on qu va continuer sur la bonne voie. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Allora, ringraziando tutti, due minuti, intanto eh, grazie a, a Franz eh, che credo, um, um, come sempre, da un lato abbia, dalla, dal, nelle sue modalità, colto eh, un, un po' troppo la, la, la questione prezzo rispetto alla visione più politica, ma Franz lo conosciamo bene, è un grande amico del nostro territorio. E, e fa bene loro, d'altronde eh, loro aumentano i prezzi e noi eh, pian pianino saliamo anche noi, ecco. diciamo che sicuramente le loro quote non le potremo raggiungere ma ci riferivamo a on, on vuole eh, travailler ensemble avant tout pour faire eh, come on dit in italiano, fare sistema donc eh, après on parle de prix eh, il y a le temps Merci per la partecipazione. Eh, eh, Franza ha cambiato un paio di aerei per essere qua stamattina, è eh, eh, in Germania e lo ringrazio veramente per la disponibilità che, che ha dato. Ringrazio, ho già chiamato Andrea e Marco Papalardo. Eh? Eh, 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 quando gli abbiamo dato il primo, il primo eh, manifestino, avevamo anche sbagliato il suo nome. Eh, Papalardo è rientrato stanotte da, da Londra con la sua famiglia, anche lui è ben disponibile questa mattina di partecipare al tavolo e eh, con lo spirito giusto, l'atteggiamento giusto. Quello che noi volevamo questa mattina anche era aprire delle relazioni. Io sono convinto, poi magari non si tratta di supermercati, si tratta di un grande sistema, però io sono convinto che innanzitutto dobbiamo lavorare perché questo grande sistema si possa eh, continuare a sviluppare. Poi ognuno, siamo imprese, commercializziamo il nostro prodotto, all'interno di questo grande sistema fa eh, la sua attività e deve portare a casa il suo business e cercare di garantire lo sviluppo dei propri territori. Ma innanzitutto dobbiamo lavorare per le parole chiave insieme e io condivido che la, la comunicazione oggi che, che abbiamo... Noi questa mattina siamo andati sul piano tecnico. Ma perché era necessario cominciare a dire delle cose? Perché altrimenti eh, abbiamo partecipato pochi giorni fa, insieme al presidente Anefa, Valeria Ghezzi, a un convegno di Lega Ambiente. Dove eh, gli aspetti tecnici raccontati da Franco Toretta non sono assolutamente stati né evidenziati né sottolineati, anzi eh, in, in maniera completamente eh, contraria. Quindi almeno poter dire delle verità che ci sono oggi accorgimenti importanti, che non è acqua inquinata, che è acqua che rimane sul territorio, che non è acqua che, che viene tolta, ma che gli invasi ritornano al territorio. Queste cose almeno diciamogli. Però poi dobbiamo essere molto più efficaci perché eh, si stanno raccontando delle, delle falsità rispetto a questo sistema. Nessuno nega eh, quello che stiamo vivendo, ma evidentemente c'è bisogno di una transizione oppure di una continuità come è stato detto da, dal presidente Anef quindi mh, lavoriamo insieme su questo su questa parte politica la comunicazione la capacità di ricreare un interesse rispetto al mercato dello sci che fa parte dell'interesse per la montagna e col presidente Anef eh, mh, abbiamo una collaborazione continua eh, ci si sente eh, molte volte mi piace ricordare la collaborazione nel periodo più difficile di questi ultimi anni. Voi avete ricordato l'88-89, io ricordo l'8 marzo 2020, quando si è spenta la luce no? eh, per tutti, una situazione eh, completamente nuova in termini sanitari è diventata una crisi economica senza precedenti. No? con ricadute sui territori montani, eh, prima ancora che eh, i territori comp complessivi, enorme, perché noi ci siamo ritrovati ad aver spento, come si dice, eh, le funivie eh, e con eh, eh, popolazioni che non hanno più avuto possibilità di eh, avere una redditività da chi faceva l'imprenditore, da chi lavorava eh, negli impianti. E lì è nata... Spontaneamente, una grande linea di difesa e anche di proposta delle regioni alpine. Io, con, con tanti colleghi dal, di Bolzano, Daniel Freider, con, con Roberto Failoni del Trentino, col Piemonte, con eh, col Veneto, con eh, il Friuli, abbiamo fatto un, un lavoro importante. Che, grazie all'Associazione dei Maestri di Sci, grazie eh, al presidente Anef, ha, ha, ci ha fatto arrivare a, a Roma al governo e soprattutto ha fatto arrivare. È la voce della montagna che si è tradotta in, in un sostegno importante in un momento, ripeto, storico. Quei bilanci senza eh, la contribuzione che c'è stata da parte pubblica, i bilanci di tutte le società, eh, oggi staremo a parlare di società in chiusura, perché quel, quel, quella situazione ha, ha veramente creato uno scompenso enorme. Nonostante questo, ed è quella il messaggio che forse ci si dimentica un po', gli imprenditori, le imprese pubbliche e private hanno dato continuità, hanno trovato la forza di andare avanti, hanno continuato a dare occupazione, hanno permesso in Valle d'Osta, mi ricordo tutto quello che abbiamo fatto grazie alla Siva, per com comunque garantire sport e socialità ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie in una stagione in cui eh, non, non avevamo neanche il coraggio di guardare fuori dalla finestra. Quindi questi sono i messaggi veri e concreti che devono arrivare poi alle persone che parlano di questo mondo, perché non, non si può parlare di un mondo senza conoscerlo completamente. E a volte anche denigrarlo senza sapere tutto quello che questo mondo porta e quantomeno cerca di, eh, di, di portare allo sviluppo dei propri territori. Quindi grazie a Valeria anche per la presenza di questa mattina. E un pens due pensieri finali. Il finale intanto le società sanno quanto ci tengo che, dobbiamo, eh, che si lavori verso un futuro più strutturato. Dove, dove dobbiamo essere più bravi, più ancora. Siamo stati bravissimi, i risultati di quest'anno lo dimostrano però il mercato internazionale cresce ancora, quindi noi dobbiamo migliorare ancora, dobbiamo essere più, più, più pronti a capire che la competitività farà parte di questo territorio, perché si si sarà sempre più in alto, si rimarrà in pochi, eh, però questa competitività poi eh, eh, ci sarà. Quindi dovremo essere bravi, eh, c'è una discussione politica in corso eh, su un assetto societario definitivo, ci sarà un confronto, ci sarà un confronto con le società, con tutti, con con le forze, con le imprese, con le forze sindacali, quindi tutto questo, però oggi noi abbiamo bisogno di cominciare a guardare anche a, que a questi, eh, questi obiettivi perché fanno parte eh, di una visione del futuro. A mio avviso i grandi mercati internazionali non ci devono allontanare però dalle, dalle comunità locali. Il, il business che, che ci deve essere, perché attraverso questi mercati portiamo qua gente... A divertirsi, ha fatto bene Danilo ricordare che poi stiamo parlando di uno sport che ti fa divertire, ecco perché poi oggi abbiamo, siamo andati su aspetti molto più tecnici, ma questo è. Non ci deve però allontanare dalle nostre comunità, perché se le nostre comunità eh, non seguono l'evoluzione e la crescita eh, di questi. Di questo settore e di, di, del settore del turismo in generale, poi facciamo fatica anche a spiegare ehm, gli investimenti le, e i progetti che abbiamo per il futuro. Noi, e lo ri, ripeto, eh, ci siamo posti il problema dei giovani in Valle d'Aosta: un progetto sulla sicurezza. Attraverso un progetto sulla sicurezza abbiamo garantito alle famiglie di poter fasciare i ragazzi fino a 18 anni con 50 euro di ski pass. Ma c'è un tema ancora un po, più, un po' più alto, un po' più grande, che riguarda quelle diciamo le famiglie in generale abbiamo bisogno eh, che, che un po' tutti ritornano sui campi da sci magari non sui campi da sci eh, dove si offre la, la grande qualità però se vogliamo um, quelli anche più costosi però noi abbiamo un sistema che stiamo ricreando rivitalizzando che è quello dei piccoli comprensori dove comunque abbiamo eh, dei costi per, per tenerli in vita per, per, per farli funzionare dove possiamo riportare anche tutta una popolazione eh, che lo filo ama ancora, che probabilmente eh, a certi redditi, non solo, con certi redditi non se lo può permettere, ma non per questo gli dobbiamo togliere la poss possibilità di divertirsi. Quindi nella visione sociale eh, che accompagna, nella visione anche un po' del futuro che accompagna questo settore, io vorrei che non si abbandonasse l'attenzione anche Verso uh, questo messaggio. Noi abbiamo bisogno di garantire la possibilità di che, che le persone possano fiare a tutti, no? poi lo possiamo fare in un'area come la nostra, ma in qualsiasi comprensorio, eh, con eh, offerte diverse che rendano tutto questo eh, possibile e, e per, le, per le nostre famiglie. E io credo che questo sia un messaggio che ci deve, eh, ehm, eh, sul quale dobbiamo lavorare insieme, perché il rischio se no, di avere comunità alpine che non capiscono più dove va eh, il proprio. La propria, la propria impresa e il proprio territorio. Infine, sugli investimenti, le grandi investimenti eh, sono quelli che, delle quali si parla di più. Eh, noi abbiamo finanziato un grosso progetto alla Twil, abbiamo finanziato Pila, in futuro intendiamo lavorare a Cervigna per il rifacimento eh, del 3S, qui a Courmayeur, eh, ne abbiamo parlato nel recente Consiglio regionale, c'è Yula LARP, c'è il grande tema dell'intervallivo. Eh, ci sono grandi risorse, oggi non abbiamo tutti questi soldi ma eh, la politica eh, intanto deve lavorare poi la programmazione eh, arriverà e cercheremo di metterci in campo tutte le risorse necessarie però dobbiamo pensare ai piccoli investimenti e vengo a uno dei temi che è stato trattato che non sono solo eh, i, nuovi, i nuovi impianti sono la riconversione degli impianti la riconversione degli impianti perché gli impianti vanno a fine carriera quindi a un certo punto le revisioni intervengono le revisioni hanno dei costi quindi questi costi eh, vanno, vanno sostenuti. La politica eh, ci dovrà essere chiara riguardo di questi, perché questi, questi costi oggi andranno rivolti a quote di altezza diverse da quelle in cui immaginiamo di fare i nuovi investimenti. I nuovi investimenti da 1700, 1800, 2000 in su, benissimo. Ma tutto quello che oggi è lì sotto è patrimonio di economie, piccole economie locali, che comunque per andare eh, avanti hanno bisogno di, di risorse e hanno bisogno di investimenti che ci permettano di aiutarli magari a iniziare quella riconversione verso gli impianti dell'utilizzo estivo, questo eh, ci starà, ma hanno anche bisogno di essere salvaguardati per, per piccole economie. Allora qui sarà importante il lavoro con, con l'assessorato al turismo, proprio perché dove metteremo soldi per investire negli impianti bisognerà che ci saranno altrettante risorse per sostenere gli investimenti per aumentare la capacità ricettiva il modello scivaldostano sconta ancora troppo in alcune località della presenza giornaliera cioè, rispetto ad altri territori noi eh, abbiamo affidato completamente al, all'impiantista eh, il compito di sviluppare un'economia. Non, non è sufficiente. Intorno a questa economia dove ci mettiamo dei milioni per sviluppare nuovi progetti o sostenere quelli attuali, bisogna che nasca della recettività, nasca dell'economia eh, dell di scala perché altrimenti tutto questo eh, non diventa sostenibile. E poi eh, il tema, grande tema dell'inevamento, eh, questa regione investe da tempo e, e in questo periodo l'ha ancora fatto, su, su, sugli impianti e sui bacini estivi, le, le, ne, ne avete visti qualcuno, lo faremo ancora. In maniera sono, sono già finanziati oggi e lo faremo in maniera ancora più importante perché, perché la sostenibilità passa per eh, essere bravi a razionalizzare le risorse. Da mercoledì abbiamo presentato la, il piano energetico ambientale, e da, ci sarà una discussione anche su questo. Nell'insieme eh, di questi programmi di sviluppo dovremo essere capaci di trovare una sostenibilità economica, sociale e culturale. Io concludo ringraziandovi tutti, dandovi appuntamento per il prossimo anno, eh, siete tutti eh, benvenuti già da, già da adesso, anche vi sollecitiamo a farci delle proposte perché crediamo che un momento di lavoro eh, sulla montagna e sull'economia che si può eh, sviluppare nei prossimi anni per i nostri territori eh, sia il compito della politica, ma in generale il compito degli attori eh, di, di tutta la comunità e di tutte le comunità. Grazie.